A tutti, sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a tutti i presenti in questa occasione molto significativa di presentazione in Sicilia del volume Fare scuola dopo l'emergenza, che è il 23° rapporto sulla scuola cattolica in Italia, un volume a cura della CEI, dato alle stampe proprio poche settimane fa, possiamo dire. Tratta della prima presentazione nazionale e allora per noi un motivo di particolare orgoglio questa felice coincidenza, il merito della quale va al professor Giuseppe Zaniello, professore ordinario di didattica e pedagogia speciale nell'Università di Palermo e anche nell'Università LUMSA, al quale va il mio vivissimo ringraziamento per aver promosso questo importante incontro, occasione fruttuosa di arricchimento culturale. Il rapporto annuale è elaborato dal Centro Studi per la Scuola Cattolica e quest'anno ha un significato particolare in quanto invito a riprendere le attività scolastiche sulla base della importante esperienza costituita dalla gestione della pandemia da Covid-19. Tendo a dilungarmi sulle caratteristiche del volume hanno affrontate molto meglio di quanto potrei fare io dagli autorevoli relatori che interverranno, ma richiamare brevemente alcune considerazioni in ordine alla libertà di insegnamento che nel nostro ordinamento giuridico trova una garanzia a livello costituzionale, richiamando innanzitutto un passo poco noto al grande pubblico della Dichiarazione Universale dei Diritti che all'articolo 26 dà un particolare inquadramento del diritto all'istruzione, affermando che l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dunque, un inquadramento dell'istruzione in una prospettiva che possiamo definire personalistica. L'istruzione non può non essere concepita in modo disgiunto dalla funzione promozionale della persona umana. E in effetti questa è la prospettiva che accoglie il nostro Costituente, dando alla libertà di insegnamento una cornice valoriale ampia, non riducibile soltanto al richiamo consueto agli articoli 33 e 34 della Costituzione. È riduttivo, infatti, discorrere a proposito della scuola e dell'università soltanto della libertà di insegnamento, della libertà di istituire istituti educativi, dell'autonomia universitaria o dalla parte degli utenti esclusivamente della libertà di accesso, del diritto allo studio. Ma questa prospettiva per due ragioni. Da un lato, perché l'educazione ha una funzione promozionale della persona e allo stesso tempo solidaristica nei confronti della collettività. E allora non si può prospettare soltanto dal punto di vista dell'utente come un diritto, ma anche come un dovere civico da adempiere nell'interesse proprio e nell'interesse della società. E in una seconda accezione, perché la funzione educativa non si esaurisce da parte dell'istituzione scolastica come una libertà nello Stato e dallo Stato. Piuttosto si generano complessi rapporti che legano i discenti ai loro genitori, alle istituzioni educative, allo Stato, all'associazionismo privato a scopo culturale e religioso. Dicevo che è restrittiva una prospettiva che guardi alla libertà educativa soltanto nella logica degli articoli 33 e 34, perché essa va inserita nell'ambito di quelle norme che caratterizzano in modo pregnante, dal punto di vista della filosofia dell'ordinamento, il nostro sistema giuridico e dunque innanzitutto gli articoli 2 e 3 della Costituzione, che sanciscono fondamentali della persona umana, sia come singola, sia nelle formazioni sociali, innanzitutto la scuola e l'università, oltre che la famiglia, prima cellula definita società naturale dall'articolo 29 della nostra società.
È noto che l'articolo 33 della Costituzione afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento e che garantisce agli enti e ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Questa norma è a garanzia di un sistema scolastico fondato sul pluralismo, un pluralismo che è una caratteristica essenziale di quella che possiamo definire la società costituzionale, la società delineata dalla Carta fondamentale della Repubblica. Un pluralismo che non può non derivare anche dalla coesistenza di scuole pubbliche e scuole private, il rapporto tra le quali non va inteso in senso antinomico, ma concorrente. Questo sistema di impronta pluralistica trova un compiuto riconoscimento nell'articolo 33, ai commi 3 e 4. È riconosciuta a enti e privati una piena libertà di istituire scuole e istituti. Questa condizione, dicevo, non antinomica ma concorrenziale tra scuola pubblica e scuola privata, non consente di individuare una condizione di preferenza per l'una o per l'altra, perché il pluralismo garantito dalla Costituzione deve essere in primo luogo effettivo e quindi tale da garantire il pieno rispetto della libertà di scelta, funzionale al pieno e libero sviluppo della persona umana. Si è sempre data molta enfasi all'inciso secondo il quale l'istituzione di scuole private non deve comportare oneri per lo Stato. Ciò non significa un divieto per il legislatore di predisporre sussidi finanziari a favore delle scuole non statali, dal momento che già nei lavori preparatori della Carta Costituzionale emergeva un orientamento ben più elastico che interpretava la norma nel senso che, pur non riconoscendosi un diritto in capo ai privati di ottenere sovvenzioni da parte dello Stato, certamente non si impediva adesso la facoltà di concederle, ma soprattutto dobbiamo mettere in luce il legame funzionale molto stretto tra la libertà di insegnamento e la visione che la nostra Costituzione manifesta della famiglia come società naturale, nella quale è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Norme queste che ricollegano l'ufficio educativo alla procreazione e lo caricano di responsabilità morali e giuridiche. Dunque, la libertà di insegnamento va inquadrata non soltanto nel rapporto minore-stato, discente-stato, ma primariamente nel rapporto più peculiare ed affettivo minore-genitori. L'adempimento della funzione educativa non si può concretare in una mera delega alla scuola che escluda quindi una ulteriore responsabilità dei genitori, dal momento che l'educazione non si risolve nelle ore di lavoro scolastico, ma si prospetta in una forma ben più ampia che non si può considerare delegata alla scuola e che comprende tutti gli esempi, tutte le testimonianze, tutti i comportamenti che delineano una complessa attività culturale, spirituale, ricreativa. Vorrei concludere questo incontro con un riferimento al messaggio che Papa Francesco ha rivolto alla LUMSA, al nostro Ateneo, nell'occasione dell'ottantesimo della nostra università. La nostra università è stata fondata nel 1939 da Madre Luigia Tincani. Si tratta dell'unica università italiana e di una delle poche a livello mondiale fondata da una donna. E festeggiando con noi il Santo Padre, ha rivolto un messaggio, credo, di struggente attualità nell'occasione della presentazione del rapporto sulle scuole cattoliche, dal momento che Papa Francesco sottolinea come quello della scuola e dell'università cattolica sia un impegno non soltanto formativo, ma educativo, che qualifica in modo peculiare le scuole e le università che si definiscono cattoliche, dal momento che questo aggettivo non introduce una distinzione, ma, dice il Papa, un surplus di esemplarità. Si rende necessaria una educazione che insegni a pensare criticamente e che offra un percorso di maturazione dei valori.
Ecco, crediamo che la LUMSA abbia raccolto questa esortazione del Papa ad assumere una responsabilità di fronte agli impegni che ci qualificano come istituzione universitaria nel dialogo continuo con le scuole cattoliche del territorio, una responsabilità di coerenza, una responsabilità culturale, una responsabilità sociale che pensiamo di avere assolto anche con la fondazione in questa sede dei corsi di laurea in scienza dell'educazione primaria e in scienza della formazione, coordinati valentemente dai professori Vincenzo Schiripa e Calogero Caltagirone, una iniziativa che ha permesso di radicare dei rapporti molto rilevanti con le scuole del nostro territorio, ma vorrei dire con l'intera società civile. Questa è la testimonianza della e la presenza della LUMSA nel nostro territorio, la presenza aperta al dialogo con le migliori espressioni di esso. Saluto Sua Eccellenza Michele Pennisi, Vescovo di Monreale, che ringrazio particolarmente per la sua presenza. Egli svolgerà la relazione introduttiva a questo incontro, anche in qualità di responsabile dell'Ufficio regionale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università della Conferenza Episcopale Siciliana. Informo che l'assessore Roberto Lagalle è stato convocato dal presidente Musumeci per una riunione di giunta, ma da essa si allontanerà perché intende apportare un contributo ai nostri lavori dopo aver letto il rapporto di ricerca. Saluto i rappresentanti degli enti presenti in sala, il professor Giovanni Perrone, che è segretario generale dell'Unione Mondiale degli Insegnanti Cattolici, Don Maurizio Nobile, vicepresidente nazionale dell'Associazione dei Genitori delle Scuole Cattoliche, Don Mario Malcangi, che è presidente regionale dell'Associazione dei Genitori delle Scuole Cattoliche, la dirigente scolastica, professoressa Francesca Giammona, vicepresidente nazionale dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, la dirigente scolastica, professoressa Chiara Di Prima, che è presidente regionale dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi, il dottor Dario Cangialosi, presidente regionale della Federazione Italiana Scuole Materne, l'avvocato Sebastiano Maggio, presidente regionale dell'Associazione Genitori Italiani, l'avvocato Giuseppe Russo, membro dei consigli regionali dell'Associazione Italiana Genitori della Federazione Italiana Scuole Materne, padre Vitangelo De Nora, presidente regionale della Federazione Istituti di Attività Educative, la professoressa Marina Ciurnina, presidente regionale dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici, il professor Gioacchino Lavanco, direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche dell'Università di Palermo, e la professoressa Alessandra Lamarca, che è la coordinatrice del corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Palermo e la direttrice del corso di specializzazione abilitante all'insegnamento di sostegno. Saluto gli autori del rapporto che sono collegati a distanza, i professori Cicatelli, Chiosso, Poggi, Nicoli, Malizia e Caladic, e da ultimo, ma non per ultimo, rinnovo i miei più vivi ringraziamenti al professor Giuseppe Zaniello, all'amico Pino, per questa iniziativa di grande rilievo culturale e l'apertura al mondo scolastico e della formazione cattolica di questa iniziativa ci è data proprio dalla presenza, della quale ho dato atto prima, di numerose e rilevanti realtà in questa nostra giornata, sia in presenza sia da remoto. Grazie e invito Sua Eccellenza Monsignor Pennisi a svolgere la relazione introduttiva. Ecco, ringrazio il professor Gabriele Carapezza Figlia per questa introduzione, per i suoi saluti. Mi associo a tutti i saluti, a tutti gli intervenuti, e vedo anche delle studentesse e degli studenti, quindi mi pare importante e anche fondamentale la loro presenza. Grazie alla LUMSA perché ospita questa iniziativa, e la devo ringraziare perché la LUMSA ha iniziato una collaborazione con l'Arcidiocesi di Monreale per quanto riguarda le persone con sindrome autistica. Stiamo organizzando un master con un Center of Discovery di New York proprio sulla sindrome autistica,
per operatrici, per insegnanti, e adesso forse ci sarà la seconda edizione, un master coordinato dal professore Caltagirone. Mi saluti il magnifico rettore, a cui mi lega una lunga amicizia, e quindi ecco, sono molto contento di essere oggi qua. Tutto il mondo della scuola, anche in Italia, è stato investito dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia, che ha coinvolto ogni fascia d'età, dai bambini delle scuole dell'infanzia e degli asili nido agli studenti universitari. Questo rapporto annuale del Centro Studi per la Scuola Cattolica intende documentare come le scuole cattoliche italiane hanno vissuto l'esperienza della pandemia, ma legata a loro la crisi sanitaria e l'emergenza didattica. Questo rapporto del nostro Centro Studi si divide in tre parti. La prima parte esamina il quadro complessivo della situazione alla luce del confronto fra numerosi divari emersi e le alleanze necessarie a colmarli, e affronta problemi organizzativi e le prospettive per un rinnovamento effettivo del sistema scolastico nel suo insieme. La seconda parte presenta i risultati di una ricerca sul campo condotta fra i coordinatori educativi e didattici delle scuole cattoliche per descrivere attraverso la loro diretta testimonianza e valutazione come è stata vissuta la pandemia e quale futuro si prospetta per un settore da tempo in crisi, che non necessariamente produce il crollo del sistema, grazie soprattutto all'impegno che le scuole cattoliche, come del resto tutte le scuole italiane, hanno saputo mettere nel cercare di superare le difficoltà. La terza parte raccoglie una serie di buone pratiche offerte a scuole distribuite su tutto il territorio nazionale, ma anche in Sicilia. Ecco, sono la testimonianza concreta di ciò che si è fatto e dello spirito costruttivo con cui tanti insegnanti hanno saputo reinventare la propria professionalità in nome del servizio educativo agli alunni. I dati statistici che chiudono il volume documentano in maniera tempestiva le principali dinamiche delle scuole cattoliche italiane in questo difficile anno scolastico. Le scuole cattoliche paritarie in Italia sono 7.800, per un totale di 544.779 alunni, tra i quali più di 8.700 con disabilità e oltre 31.000 non italiani. Potrebbe sembrare un dato confortante, ma se noi lo confrontiamo con i dati di altre nazioni, anche non cattoliche, ci accorgiamo che purtroppo tante scuole cattoliche, soprattutto al sud, stanno chiudendo. Non è l'esperienza di altri stati. Io l'ho detto qualche volta, sono stato alcuni anni fa a visitare le scuole cattoliche della diocesi di Sarajevo in Bosnia Erzegovina, dove ecco, esiste ecco, diciamo una specie di consorzio fra tutte le scuole cattoliche coordinate dal vescovo ausiliare. E queste scuole cattoliche in un paese a maggioranza musulmano, e quando pagati gli insegnanti da parte dello Stato, è rimborsata diciamo, sia il consumo energetico. Dovremmo imparare forse da un paese a maggioranza musulmana per far entrare l'Italia finalmente tra i paesi civili. Dopo la chiusura generalizzata di tutta Italia che ci ha tenuto in casa dalla primavera del 2020, ci eravamo illusi di poter riprendere una vita quasi normale, ma la seconda ondata di contagi, arrivata subito dopo le vacanze estive, ci ha costretto a rivedere ogni previsione. Dopo aver trascorso in isolamento la Pasqua del 2020, anche il Natale è stato celebrato in condizioni di emergenza, come pure la Pasqua del 21. E adesso si parla anche di terza o addirittura quarta ondata, e per cui non sappiamo come finirà a Natale. All'inizio la pandemia ci ha sorpresi, trovandoci impreparati. Dopo un anno si avverte la stanchezza di una prolungata esperienza di isolamento, dolore, preoccupazione, non solo per la nostra salute e per le vittime del Covid, ma anche per le condizioni economiche diventate pesanti per tante persone, ma anche per le condizioni psicologiche ecco, di tante persone, di tanti ragazzi, anche di tanti insegnanti. Noi quest'anno per gli insegnanti di religione stiamo facendo una serie di incontri di sostegno
di carattere psicologico a insegnanti che, avendo insegnato per un anno attraverso uno schermo, si trovano in difficoltà. La pandemia è stata l'occasione per nuove forme di solidarietà, di generosità, di professionalità. Il personale sanitario per primo ha meritato la stima e l'apprezzamento di tutti per l'abnegazione con cui tanti sono dedicati fino al sacrificio della propria vita alla cura di questa nuova e sconosciuta malattia. Nella scuola gli insegnanti sono stati chiamati a impegnarsi in forme poco prima impensabili per cercare di tenere in vita la relazione educativa con i propri alunni. E forse è stata questa l'occasione per riscoprire il significato e il valore della scuola, che molti consideravano una presenza ovvia e trascurabile della nostra vita, ma che proprio nel momento in cui è venuta a mancare è stata rivalutata insieme al lavoro nascosto e riservato di centinaia di migliaia di operatori scolastici. Anche la tecnologia ha avuto il suo momento di popolarità, avendo consentito a tante scuole di proseguire nell'attività grazie alla didattica a distanza, anche se bisogna dire che sono state penalizzate, soprattutto all'inizio, le famiglie più povere per mancanza di mezzi tecnologici, per la difficoltà a pagare gli abbonamenti per i telefonini o i tablet, per gli spazi angusti. Noi come diocesi abbiamo regalato ad alcune scuole dei tablet da dare in comodato gratuito agli alunni più poveri, che sono stati segnalati proprio dai dirigenti scolastici. Col tempo ci siamo resi conto che quella a distanza è solo un surrogato della didattica in presenza, fatta di relazione diretta e immediata, mentre la mediazione tecnologica si rivela spesso fragile per i più diversi motivi. La scuola non è solo trasmissione di nozioni, è soprattutto relazione educativa all'interno di una comunità fatta di persone in carne ed ossa. Pur con le migliori intenzioni e con le migliori attrezzature, la scuola a distanza è solo un rimedio accettabile per un breve periodo, non certo per trascorrere un intero anno scolastico. Deve preoccupare di quei tanti bambini e ragazzi che per i più diversi motivi, soprattutto al sud, sono rimasti esclusi dal contatto con i propri insegnanti e stanno andando ad ingrossare le file della dispersione scolastica, che in alcune province della Sicilia è molto grande. La pandemia ha messo in luce una quantità di divari che caratterizzano il nostro sistema scolastico. Al contempo ha sollecitato la necessità di costruire nuove alleanze per superare queste situazioni di difficoltà o di emergenza. Con riferimento alle forme di alleanza oggi sperimentate dalle istituzioni scolastiche, anche paritarie, cattoliche, di ispirazione cristiana, è importante approfondire la natura di queste alleanze. Non si è trattato sempre di alleanze educative, ma anche di alleanze di altro tipo. È stato firmato un protocollo tra la Conferenza Episcopale Siciliana, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Assessorato Regionale Competente e l'ANCI per mettere a disposizione di alcune scuole in difficoltà nuovi spazi da parte di enti ecclesiastici da convertire in aula. Questa esperienza è servita a riannodare anche un'alleanza educativa tra Chiesa e scuola. Voglio citare una iniziativa che mi è stata segnalata proprio oggi. Ieri sulla Sicilia, giornale La Sicilia di Catania, è comparso questo articolo per un asilo che chiude, un altro apre per i bimbi dei quartieri a rischio. Si tratta di una scuola di ispirazione cristiana intitolata a Monsignor Francesco Ventorino, che siccome in un quartiere non si era presentata nessuna cooperativa per la scuola dell'infanzia, e invece la fondazione che sta dietro alla scuola ha investito 80.000 euro pagando gli insegnanti e gli attrezzi per non far perdere la scuola a questi bambini, visto che il comune di Catania non era in grado di sopperire. Quindi qua c'è un principio di sussidiarietà all'inverso. Ma noi sappiamo che anche tante scuole cattoliche danno borse di studio, aiutano anche le famiglie più povere. Con la pandemia
Nel videomessaggio per il patto sociale sull'educazione, Papa Francesco ha parlato di catastrofe educativa. Papa Benedetto parlava di emergenza educativa. Un'espressione, ecco, che forse che potrebbe sembrare forte, ma appropriata se noi, ecco, allarghiamo lo sguardo a livello mondiale, ai circa 10 milioni di bambini che potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal coronavirus, aumentando un divario educativo già allarmante, con oltre 250 milioni di bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa. Il messaggio del Papa è anche un invito a imprimere una svolta al modello di sviluppo, perché il Covid ha permesso di riconoscere in maniera globale che ciò che è in crisi è il nostro modo di intendere la realtà e di relazionarci tra di noi. La scuola non è estranea a questa prospettiva, anzi è uno degli ambienti di vita più coinvolti dall'emergenza per via del potere trasformante che dobbiamo riconoscere all'educazione. Tutte le scuole e i sistemi educativi devono quindi sentirsi interpellati dalla domanda che pone Papa Francesco. Spazi educativi si conformano oggi alla logica della sostituzione, della ripetizione, e sono incapaci di generare e mostrare nuovi orizzonti in cui l'ospitalità, la solidarietà intergenerazionale e il valore della trascendenza fondino una nuova cultura. Non staremo mancando all'appuntamento con questo momento storico? La crisi, lo si ripete più volte, può essere un'opportunità di rinnovamento e quindi una sollecitazione a un maggior impegno per il prossimo futuro. La scuola cattolica, per la sua stessa missione, deve fare proprie le parole del Papa e darsi da fare con convinzione in questa rifondazione del modello educativo e culturale. Questo lo può fare anche grazie all'autonomia di cui, ecco, le scuole cattoliche godono, come altre scuole, però le scuole cattoliche di più. Il nuovo anno scolastico è iniziato con i segni di speranza che hanno consentito ad alcune scuole cattoliche, nonostante il calo demografico, soprattutto al sud, di aumentare il numero degli alunni iscritti, come è avvenuto all'Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo, ma anche all'Istituto Gonzaga. Ecco, può sembrare strano, ecco, però le famiglie sono sentite più tutelate, più agevolate, più aiutate, ecco, da due scuole cattoliche di eccellenza presenti a Palermo. Non so qual è la situazione delle altre. Certo, la situazione della pandemia è in continua evoluzione in Europa e in Italia, per cui non possiamo fare previsioni a lunga scadenza. Sulla nuova situazione mi permetto di citare una parte della lettera che all'inizio di quest'anno scolastico, l'8 di settembre, ho indirizzato agli studenti. Capite, ma magari una lettera scritta l'8 settembre oggi può essere superata perché la pandemia magari, ecco, ci sorpassa. Scrivevo: quest'anno l'inizio della scuola ha un sapore del tutto diverso da quello degli altri anni. Dopo due anni di pandemia che ha costretto le scuole alla didattica a distanza, finalmente sembra questa la volta buona perché le scuole possono tornare alla didattica in presenza. E non è solo questione di didattica, seppure importante. Fare scuola in presenza significa tornare alle relazioni quotidiane con i compagni di classe, con i docenti, incrociare volti e non schermi, ascoltare le emozioni delle voci non filtrate dall'audio di un dispositivo e riprendere a guardarsi negli occhi per crescere insieme. Tornare alla presenza significa uscire dalla bolla cui ci ha costretti la pandemia e vivere la scuola nella sua pienezza. La scienza ci sta regalando questo ritorno alla vita. I vaccini sono frutto dell'intelligenza e della ricerca dell'uomo. Stanno permettendo il superamento progressivo di una crisi pandemica che ha sorpreso il mondo intero e ha posto dinanzi ai nostri occhi la fragilità della condizione umana. Abbiamo scoperto quanto siano essenziali alla nostra vita la relazione e la vicinanza fisica, gli abbracci e i sorrisi, le pacche sulle spalle e le strette di mano. Abbiamo imparato che nessuno si salva da solo e che tutti, nel bene come nel male, siamo interconnessi. Abbiamo scoperto il nostro essere relazione e in relazione.
La crisi, che speriamo di lasciarci quanto prima alle spalle, ci sta insegnando tanto e abbiamo il dovere di farne tesoro. Ma questa crisi ci sta anche segnando. Tanti nostri conoscenti, amici e parenti, voglio aggiungere anche qualche insegnante di scuola cattolica di Palermo e anche genitori, ecco, ci hanno lasciato. La malattia e il lutto sono entrate nelle nostre abitazioni. Il senso precario del vivere è divenuto tangibile. Il virus invisibile all'occhio umano ha stravolto tradizioni e abitudini, modi di vivere e di lavorare. Per tali ragioni, il ritorno tra i banchi in presenza quest'anno ha tutto il sapore di una vittoria. La vittoria della scienza sulla malattia, della vita sulla morte, della relazione sulla solitudine, della presenza sulla virtualità. Mi auguro che questo 23° rapporto della Scuola Cattolica in Italia, alla quale ringrazio tutti gli estensori, a partire dal professor Zaniello, possa offrire spunti importanti e originali per riorientare il nostro futuro e per dare un senso a tutto ciò che abbiamo vissuto e una speranza per quello che vivremo. Grazie. Giorgio Chiosso, a te la parola. Professor Chiosso è stato ordinario. Ah no, prima Ciccatelli, scusatemi, perdonami Sergio. Nessun problema, Pino. Coordinatore scientifico del Centro Studi della Scuola Cattolica, il quale parlerà sul tema il sistema scolastico alla prova della pandemia, l'emergere dei divari, la necessità delle alleanze. Devo chiedere al relatore di contenersi nei 10 minuti. A te la parola, Sergio. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, un caro saluto a tutti gli amici che sono presenti a Palermo o che stanno seguendo a distanza. Io mi collego dall'Università Salesiana, sono insieme a Don Guglielmo Malizia e ci alterneremo qui davanti alla telecamera secondo il turno dei nostri interventi. Il tema che mi è stato affidato è quello dei divari e delle alleanze, che in effetti è un po' la chiave di lettura di tutto quanto il rapporto, perché, come diceva, come ricordava prima anche Monsignor Pennisi, non ci si salva da soli. Questa pandemia ha creato delle distanze, ha accentuato le distanze che talvolta ci separano e quindi ha reso più importante la ricerca di contatti, il recupero di quella vicinanza che abbiamo considerato sempre un po' come una ovvietà. Si tratta ora di andare a cercare e sperimentare nuove alleanze. Nell'impostare il rapporto, noi abbiamo aperto il discorso proprio con questo tema, il confronto fra i divari e le alleanze. Ne avevamo individuati tanti di campi in cui poteva valere questa categoria interpretativa, ma poi alla fine ci siamo concentrati su 6 soli esempi che ripercorro molto rapidamente, tanto per introdurre il discorso. Il primo divario dal quale possiamo partire è un divario che interessa tutta la scuola italiana e direi tutta la società italiana, è il divario tra nord e sud. È evidente questa differenza tra nord e sud, per esempio sul piano demografico. A fronte di un nord che mantiene una certa stabilità, soprattutto grazie alla presenza degli immigrati, il sud invece, invertendo una tendenza alla crescita che risale ormai a decenni passati, adesso si trova ad affrontare un calo demografico piuttosto pesante che incide inevitabilmente anche sul funzionamento del sistema scolastico. Accanto alla crisi demografica che segna una distanza fra nord e sud, c'è anche il discorso della qualità del servizio. Monsignor Pennisi poco fa ricordava alcune scuole di eccellenza di Palermo, scuole cattoliche di eccellenza.
I rapporti, per esempio, dell'Invalsi segnalano sempre una sostanziale disparità nella qualità del servizio: migliore nelle scuole del centro-nord, inferiore nelle scuole del centro-sud, ma con una distribuzione sostanzialmente a macchia di leopardo, perché ci sono anche aree di eccellenza al sud, così come ci sono zone di criticità al nord. Il problema per risolvere questi divari è cercare di stabilire delle alleanze di sistema, rendere più omogeneo il sistema scolastico nazionale. E se è vero, come è vero, che al sud ci sono anche scuole di eccellenza, si tratta proprio di puntare sulla qualità di queste scuole, usarle come esempi e cercare di promuovere le pratiche migliori facendo rete tra tutte queste scuole. A sostegno di questa osservazione può valere la ricerca che abbiamo condotto all'interno di questo rapporto e che, come veniva ricordato poco fa, ha mostrato una certa inversione di tendenza nell'andamento delle iscrizioni alle scuole cattoliche. Dopo una decina d'anni in cui ogni volta pubblicavamo sempre dati con il segno meno sul numero di alunni che si iscrivono alle scuole cattoliche rispetto all'anno precedente, quest'anno c'è un piccolo segno più. È presto per parlare di una inversione di tendenza e andremo a vedere poi fra qualche anno come proseguirà la cosa, ma sembra interessante che proprio nel momento della crisi, della difficoltà, le scuole cattoliche hanno mostrato di saper meritare la fiducia dell'utenza, dei genitori, e i dati della nostra ricerca mostrano come siano state soprattutto le scuole più intraprendenti, purtroppo in gran parte concentrate al nord, quelle che hanno saputo promuovere nuove sperimentazioni, quelle che si sono dotate di nuovi spazi per assicurare il necessario distanziamento. Ecco, queste scuole hanno visto crescere i loro iscritti. Stiamo parlando di qualche decina, qualche centinaio di iscritti, ma appunto rispetto a una tendenza pluriennale è già un dato che merita attenzione. Un secondo divario messo in luce dalla pandemia è stato il divario digitale, sul quale il digital divide, su cui si discuteva da tempo, da quando esiste appunto l'uso di queste tecnologie. La didattica a distanza, la più o meno famigerata DAD, ha risolto molti problemi, ha consentito di tenere in vita l'attività scolastica, però ha anche messo in luce vecchi e nuovi divari di carattere economico, di carattere tecnologico, di carattere proprio di competenza personale nell'uso di questi strumenti. Si è rivelato in questo caso decisivo il ruolo delle famiglie, che hanno partecipato di fatto, visto che i figli rimanevano a casa, hanno partecipato all'attività didattica, e senza di loro non si sarebbe potuta realizzare pienamente questa didattica. Ecco, quali alleanze? Le alleanze, per esempio, tra scuola e famiglia, le alleanze fra scuola e società civile, i supporti che ricordava per esempio anche Monsignor Pennisi, per cercare di mettere tutti in grado, anche i meno abbienti, di utilizzare queste nuove tecnologie. Lascio poi la parola a Virginia Kaladic più avanti per presentare la prassi di riferimento che proprio le scuole cattoliche italiane hanno elaborato e messo a disposizione di tutto il sistema scolastico nazionale. Ulteriore divario, quello fra i disabili e i normodotati. La DAD si è rivelata proprio come un test importante per vedere quanto effettivamente inclusiva fosse la scuola, perché proprio i più fragili, proprio i più deboli, si sono trovati spesso esclusi da una didattica a distanza. La sfida è quella di realizzare una scuola veramente inclusiva, che riesca a tener dentro anche i più fragili, anche gli alunni disabili, soprattutto nella scuola paritaria, dove, come veniva ricordato, il loro numero sta crescendo, proprio a testimonianza di un impegno
che aumenta nel tempo. Ulteriore divario, quello fra italiani e stranieri, qui si incrociano, in fondo i divari sono caratterizzati da le diverse forme di povertà che noi vediamo intorno a noi. C'è una distanza di tipo economico, di tipo culturale fra gli italiani e gli immigrati. C'è bisogno di una serie di interventi di tipo assistenziale, di tipo didattico, di tipo culturale. La personalizzazione dell'insegnamento può essere una soluzione, la strategia vincente per riuscire a risolvere i problemi di queste, come di tante altre, aree marginali della nostra utenza scolastica. Ulteriore divario che si è segnalato, che si è messo in luce, è stato quello tra i diversi livelli scolastici. Noi siamo abituati da un punto di vista amministrativo, il Ministero concepisce la scuola come un unico sistema monolitico dai 3 ai 19 anni, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori. In realtà la pandemia ha mostrato come ogni livello scolastico, lo sapevamo già, ma si è reso evidente addirittura nelle istruzioni che venivano dall'alto su come e se tenere aperte o chiuse le scuole, come ogni livello scolastico abbia bisogno di un trattamento differenziato. L'autonomia scolastica è la chiave risolutiva per affrontare questa realtà, un'autonomia che ancora percorriamo in maniera troppo timida, ma anche su questo tema saranno altri a dire la loro. Infine, l'ultimo divario che abbiamo cercato di mettere in evidenza, fra i tanti possibili, ma ripeto, si tratta solo di esemplificazioni estratte da un elenco molto più lungo, il divario fra scuola statale e paritaria. Le misure prese dal governo hanno interessato, soprattutto i sussidi, in gran parte le scuole statali, prevalentemente le scuole statali. Le scuole paritarie e le scuole cattoliche hanno cercato ugualmente di far fronte alle difficoltà con le proprie forze, cercando soprattutto, e queste sono state le prassi migliori, le esperienze che meritano di essere esportate, cercando di fare rete. Fare rete tra scuole cattoliche, e già questo non è facile perché ognuna è gelosa del proprio carisma educativo, e fare rete tra scuole cattoliche e scuole statali, dove è ancora più difficile riuscire a mettersi insieme, e quando accade di solito è per iniziativa proprio delle scuole cattoliche. Ecco, per concludere, a me piace parlare di questa pandemia per la scuola come di uno stress test, di un test che ci ha messo alla prova in una condizione di emergenza per vedere quanto siamo capaci di resistere, quanto siamo capaci appunto di resilienza. Col tempo, fra qualche anno, potremo vedere se lo siamo stati e in che misura. Grazie a tutti per l'attenzione, posso solo invitare alla lettura del rapporto. Adesso è il momento del professor Gioglio Chiosso, che è già area di storia della pedagogia presso l'università. Spero che la mia voce, il quale ciao, parlerà Pino, sul tema ciò che è essenziale per la scuola durante le emergenze. Sono i titoli dei capitoli che hanno scritto gli autori nel rapporto. E la parola Giorgio. Spero che la mia voce dalla lontana Torino vi arrivi chiara e netta. È chiarissima. Bene, e colgo anch'io l'occasione per salutare tutti gli amici che sono presenti a Palermo, collegati in questa rete, e naturalmente mi dispiace molto di essere qui, mi sarei, come dire, voluto essere più vicini, perché la prossimità anche tra di noi è molto importante. Quanto sto per dire è il frutto di un lavoro che ho condiviso con la professoressa Poggi. Naturalmente io parlerò di una parte del lavoro che abbiamo fatto insieme e la professoressa Poggi ne tratterà per la parte che ha svolto e approfondito con la sua competenza anche di giurista. Io mi collego molto alle cose che ha detto poco fa il professor Ciccatelli, perché mi collego, diciamo,
alla logica conseguenza del suo discorso, e cioè allora che cosa si può fare per cambiare la scuola? Perché questi divari non possono essere considerati permanenti e insuperabili. E la pandemia ci ha sollecitati a ripensare la scuola, ma non tanto in una logica, come dire, ideologica, ma bensì dietro l'urgenza delle situazioni che si sono verificate. Allora, svolgerò la parte del mio intervento in relazione a tre punti principali. Il primo è questo. Io sono stato molto deluso dalla lettura dei giornali dei mesi scorsi, insomma, del tempo della pandemia, che si sono molto concentrati sulla scuola in presenza e sulla scuola a distanza, come se tutto il problema della scuola e della funzione educativa della scuola fosse quella di essere in presenza o di essere a distanza. Dietro a queste due posizioni, in realtà, stavano due, come dire, ipotesi scolastiche molto diverse. Chi amava sottolineare l'importanza della presenza, tutto sommato spera che la situazione torni normale e la scuola resti così com'è. E i fautori della scuola a distanza, qualche volta accaniti fautori della scuola a distanza, in realtà compiono un balzo logico e temporale, perché il passaggio dalla scuola in presenza alla scuola a distanza non è così semplice come si potrebbe immaginare, e forse è più spinto da interessi economici che non da interessi pedagogici. Quindi esprimo la mia amarezza per aver visto molto spazio dedicato a questo contrasto, che è un contrasto che ha fuorviato la vera il vero insegnamento che la pandemia ci ha indicato, e che gli interventi precedenti hanno già abbastanza approfonditamente spiegato, e quindi mi limito ad accennare. Cioè, la pandemia, io ricordo sempre che cosa ha rappresentato in televisione quel corteo di camion militari che portava le bare una sera a Bergamo. E ha indicato due cose fondamentali che dovrebbero entrare a far parte del patrimonio educativo: la fragilità della condizione umana, la solitudine con cui l'esperienza pandemica è stata spesso vissuta, le morti drammatiche in solitudine nelle terapie intensive, e nello stesso tempo gli esempi straordinari di prossimità che hanno dato tanti medici, tanti infermieri, tanto personale sanitario negli ospedali, e tante persone che si sono attivati per realizzare quella dimensione di vicinanza che è propria dell'esperienza umana. È una cosa che ho sperimentato anch'io. Io ho 20 anni che abito in un palazzo dove conosco pochissime persone, e la pandemia ci ha consentito di riconoscerci meglio, di salutarci meglio, di informarci sullo stato di salute reciprocamente e di chiederci che cosa avevamo bisogno. Sono piccole e banali cose che però dimostrano come il tema della prossimità sia un tema fondamentale. E allora cerco di tradurre queste brevi osservazioni, che poi Anna Poggi, come dire, amplierà, in una constatazione molto semplice e banale: che la scuola che noi oggi abbiamo, una scuola finalizzata principalmente sulle competenze, una scuola organizzata in maniera funzionalistica, una scuola dove la dimensione etico-valoriale è spesso, parlo della scuola soprattutto statale, è spesso messa in secondo piano, e questo è un passaggio che va ripensato. Nella scuola bisogna che tornino dimensioni comunitarie, tornino dei valori che legano le persone tra di loro, che danno un senso alla vita di comunità. Nella scuola non basta, come dire, saper fare,
ma bisogna anche saper essere. E questa è una preoccupazione, e in questo senso le scuole cattoliche hanno molto da insegnare anche su questo piano all'esperienza delle scuole statali. Questa dimensione del saper essere, del saper partecipare, del saper fare comunità, del saper essere prossimità gli uni agli altri. Questo mi pare che sia il grande insegnamento su cui si dovrebbe riflettere. Certamente la scuola in presenza, la scuola a distanza sono tutte cose importanti. Gli studenti ci hanno detto che vogliono avere la scuola in presenza ed è una cosa straordinaria, che gli studenti hanno scoperto l'importanza di nuovo di andare a scuola. Sembrava che la scuola fosse in queste giovani generazioni una cosa secondaria, invece ci hanno detto che hanno un grande interesse ad andare a scuola. Però una scuola che non può essere schiacciata sulla dimensione puramente funzionalistica, su una dimensione puramente competenziale, su una dimensione che può essere solo quantitativamente rilevata dalle rilevazioni internazionali, tutto giusto, tutto perfetto, ma che ha bisogno di un supplemento valoriale, un supplemento che ricordi all'uomo che non è soltanto, come dire, un'esperienza singola, ma è un'esperienza che vive dentro una comunità e una realtà partecipata. Ecco. Credo che Anna Poggi, dopo questo discorso diciamo un po' più teorico, possa, passo la parola ad Anna Poggi, perché poi Anna Poggi ha tradotto da brava ed esperta giurista quest'idea dentro una proposta che rilancia il tema dell'autonomia scolastica e la pone come baricentro per una revisione complessiva dell'organizzazione scolastica italiana. Grazie a voi tutti. Giorgio, allora chiamo adesso a parlare Anna Maria Poggi, che è ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Università di Torino. Sta sul tema un nuovo modello organizzativo per la scuola post-Covid-19. Buonasera nel libro, a te la parola. Ecco. Grazie Pino, buonasera a tutti, buonasera agli amici del Centro Studi, a tutti i colleghi che sono presenti a Bologna. Anch'io come Giorgio sono un po' dispiaciuta di non essere lì con voi, ma insomma speriamo di recuperare anche al pieno insomma questi rapporti. Come diceva già Giorgio nella sua parte di intervento, abbiamo pensato insieme questo capitolo. Io ho cercato di riflettere per parte mia su quelle che sono le implicazioni dal punto di vista del modello organizzativo con riguardo alle riflessioni di tipo più pedagogico che prima appunto ha illustrato Giorgio. E già verso la fine della sua interlocuzione ha anticipato la valenza del modello organizzativo, e cioè quello dell'autonomia. Anche su questo abbiamo fatto una scelta di campo molto precisa, perché lo ricordiamo tutti, nel periodo pandemico sono state messe in discussione molte cose, ed è stata anche messa fortemente in discussione l'autonomia scolastica, in un momento in cui di nuovo l'arena si è divisa in due grandi fazioni, cioè quelli che sostenevano che l'autonomia sarebbe stata solo frutto di ulteriori divari, di ulteriori diseguaglianze sul territorio nazionale, quanti invece, come noi, come Giorgio ed io, continuiamo a sostenere, in buona compagnia peraltro, la valenza di questo modello. Perché nel post-pandemia l'autonomia come modello organizzativo? Ovviamente quando penso all'autonomia penso al modello organizzativo che ci ha consegnato la legge 59 del 1997, cioè la legge Bassanini e il suo articolo 21. Perché quel modello mantiene intatte le sue caratteristiche di madre di tutte le riforme anche per il post pandemia? Avrei individuato tre motivi che a mio avviso sono tre buoni motivi. Il primo è un motivo più prettamente culturale,
lo ha ben ricordato Giuseppe De Rita in uno dei suoi rapporti Censis, anzi nell'introduzione ad uno dei rapporti Censis del luglio del 2020, quando ha detto in maniera molto lineare che la realtà dei processi sociali si è già dimostrata più forte delle crisi e può esserlo anche oggi, il che dimostra ancora una volta che i piani nazionali funzionali sono piani che hanno qualche possibilità di essere reali, attuali, se ci sono dei soggetti dal basso che li fanno atterrare nella realtà. Perché non esiste una realtà attuativa statale priva di soggettività plurime e sussidiarie. Ecco, a me pare che De Rita abbia condensato quello che è il motivo culturale che continua ad essere sotteso a questa valenza dell'autonomia scolastica. E del resto è stato così anche durante la pandemia, lo ha scritto in un bellissimo articolo sul sussidiario il 12 aprile del 2020 proprio Giorgio Chiosso, quando ha dimostrato come la stragrande maggioranza dei docenti della scuola italiana si è dimostrata all'altezza del compito di educatori e non solo del compito di meri forgiatori di competenze, in una situazione davvero molto complicata e molto difficile, anche a causa di tutti quei divari che Ciccatelli nella sua relazione ha evidenziato. Il secondo motivo attiene al fatto che l'autonomia possiede una sua intrinseca legittimità a livello pedagogico, come hanno opportunamente ricordato ancora recentemente Guglielmo Malizia e Mario Tonini nel bel volume di Franco Angeli del 2020, l'organizzazione della scuola e dei CFP alla prova della pandemia del coronavirus. L'offerta formativa infatti non può essere uniformata, sia perché viviamo in una società in continua trasformazione, sia perché essa mira al pieno sviluppo della personalità degli studenti e dunque richiede un'estrema personalizzazione. La terza motivazione è di tipo strettamente pragmatico. Abbiamo già tutto sommato uno strumentario legislativo che parte dal 1997 ma poi si dipana in altri strumenti che consente interventi che sono più che adeguati alle sfide che sono delineate per il post-pandemia. Dalla DPR 275 del 99 ci arriva la concezione della scuola come comunità professionale, che proprio perciò può sviluppare al meglio taluni caratteri fondamentali per il tipo di lavoro scolastico, l'apprendimento sociale e civico, il supporto all'apprendimento stesso, il sostegno alle relazioni di natura professionale. Dalla legge 107 del 2015, sebbene con tutte le polemiche che l'hanno attraversata, la cosiddetta legge sulla buona scuola, però ci sono delle parti che vanno apprezzate e valorizzate e che ci riportano appunto a questo tipo di modello. Per esempio l'introduzione del piano triennale dell'offerta formativa che consente una qualificazione, una finalizzazione rispetto alle esigenze della singola scuola, l'organico dei docenti che può essere utilizzato per rendere più flessibile ed efficace l'offerta formativa e anche i compiti del dirigente scolastico e la sua valorizzazione all'interno della comunità stessa. È evidente, tuttavia, che ognuno di questi elementi, se isolato dal contesto e preso in sé per sé, può essere trasfigurato e quindi può diventare, se volete, il contrario dell'autonomia organizzativa. Perché, per esempio, l'organico dei docenti può divenire l'ennesima sacca di precariato. I compiti del dirigente scolastico possono condurre a tante piccole monarchie, il TOF può diventare un esercizio puramente burocratico, è quindi indispensabile che ogni tassello di questo modello vada ad inserirsi in un piano e in una concezione organica. L'autonomia infatti ha bisogno di pesi e contrappesi perché da sola non risolve.
risolve tutti i problemi, anzi, abbandonata a se stessa, può fare molti danni, perché diventa pura anarchia e arbitrio totale dei dirigenti scolastici all'interno delle scuole. E del resto noi lo sappiamo molto bene, gli studiosi del diritto pubblico lo sanno molto bene, che già quando fu introdotto a livello di revisione costituzionale nell'articolo 118 il principio di sussidiarietà, a cui viene molto legata anche la concezione dell'autonomia scolastica, ebbene a questo principio si unirono subito due valenze, che sono due valenze fondamentali per la sua comprensione, la sua armonizzazione all'interno del sistema scolastico. E soprattutto gli studiosi di diritto pubblico, almeno una parte di loro, di cui io sicuramente faccio parte, hanno subito messo in evidenza il fatto che l'autonomia è un principio relazionale, sia nella sua dimensione orizzontale e sia nella sua dimensione verticale. In quella orizzontale, perché la comunità scolastica vive di relazioni in tutti i campi, dalla didattica alla sua organizzazione, che si sviluppa al meglio quando ogni componente percepisce l'utilità della propria funzione rispetto al bene comune. Verticale, perché la relazione delle autonomie scolastiche con lo Stato e le regioni deve trasformarsi da rapporto gerarchico ad un rapporto di leale collaborazione. L'autonomia non è indipendenza, ma è una interdipendenza. Si compie nella sua massima espressione se e in quanto si può relazionare con altri livelli istituzionali per andare nella medesima relazione. Io dico sempre che l'autonomia è un principio di sistema, è un principio di sistema che funziona all'interno di un sistema che a sua volta si concepisce come un sistema autonomistico, perché tutti i pezzi comunque vogliono andare nella medesima relazione e direzione. È evidente che da questo punto di vista abbiamo avuto delle buone prassi durante il periodo pandemico, ma abbiamo anche visto quello che non funzionava, e l'abbiamo visto proprio nel periodo dell'emergenza, cioè quando eravamo sottoposti ad uno stress particolare. Un esempio per tutti: pensiamo al trasporto pubblico locale. Sapevamo perfettamente che il tema del rientro a scuola dei nostri ragazzi era legato all'organizzazione del trasporto pubblico locale, che non è una competenza delle scuole, ma una competenza del sistema degli enti locali, delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane. Ecco, ebbene, in quel periodo, quando si è immaginato come organizzare il sistema del trasporto pubblico locale, le scuole non sono state ascoltate, cioè non c'è stato quel principio di sistema relazionale che dovrebbe appunto consentire un buon funzionamento delle autonomie. Quindi per l'autonomia delle scuole è indispensabile che funzionino i nessi e le relazioni, per esempio, con gli enti locali e con lo Stato. Non può esistere una concezione di autonomia che si senta sganciata da questi rapporti e da queste relazioni. E ripeto, nel periodo della pandemia noi abbiamo visto buone prassi da questo punto di vista, ma abbiamo visto anche tutti i guasti del non concepire l'autonomia all'interno di un sistema di relazioni. Occorre dunque, mi avvio rapidamente alla conclusione, che il modello organizzativo dell'autonomia sia sempre più agganciato per il post-pandemia a tre questioni che dal mio punto di vista e anche dal punto di vista di Giorgio sono tre questioni fondamentali. La prima è l'idea della costruzione di persone capaci di affrontare la sfida della realtà, qualunque essa sia,
Perciò il sistema scolastico deve essere aperto all'innovazione e quindi anche alla didattica a distanza. Qui ha ragione Giorgio, questa lotta tra fautori della didattica a distanza e negatori della didattica a distanza è già un modo di affrontare il problema che non tiene conto del vero obiettivo. Se vogliamo avere come obiettivo quella della costruzione di persone capaci di affrontare e sfidare la realtà, non possiamo anche non affrontare questo problema. Secondo, deve essere agganciata sempre di più all'idea del lavoro. Se non vogliamo che le generazioni di oggi crescano nella alienazione della inutilità dell'istruzione come ascensore sociale, bisogna ricreare una cultura del lavoro come attività complementare alla scuola e alla formazione della persona. Bisogna ripensare all'alternanza, oggi si chiama in un altro modo, ma si può anche chiamare Pippo, ma il problema è che venga costruita in una maniera diversa. E quindi bisogna ripensare a questi nessi. Infine, l'idea delle scuole come luoghi di formazione continua. Qui si ripropone la questione del reclutamento e della formazione dei docenti, come in quasi tutti i tornanti della storia del nostro paese, e ovviamente anche nel post-Covid questo tema è un tema che rimane centrale. In conclusione, le opportunità che si aprono con il post-pandemia sono formidabili, come pure saranno formidabili le risorse che sono già messe a disposizione delle scuole stesse. Sarà dunque fondamentale che tutto il sistema si mobiliti per non perdere questa occasione, sia dal punto di vista delle risorse, ma soprattutto dal punto di vista culturale e organizzativo. Grazie molte per l'attenzione e buona prosecuzione del lavoro. Grazie Anna Maria per questo intervento e per la tua presenza e per il contributo che ha offerto. Adesso c'è Dario Niccoli, professor Dario Niccoli, che è docente di sociologia economica e dell'organizzazione presso l'Università. Aveva qualche difficoltà. Non so se lo ha risolto. Testo che lui diligentemente ha dato. Leggo quello che ci ha inviato il professor Niccoli. Il suo tema è come ha influito la pandemia sull'autonomia delle istituzioni scolastiche. Dall'esperienza della pandemia abbiamo imparato l'importanza della relazione intesa come respiro esistenziale, relazioni come respiro esistenziale, reso possibile dall'appropriazione culturale, una maggiore personalizzazione, abbiamo imparato lo stile dell'accompagnamento e una valutazione in linea. Parli, ha la parola subito. Mario? Sì. E la parola. Scusate, ma è andata lunga, l'incontro precedente è andato molto lungo e quindi ho dovuto correre. Ringrazio il professore per aver cominciato la lettura del testo, che è un po' la sintesi di quello che è emerso da queste indagini, da questo confronto che abbiamo fatto. Appunto, il primo elemento centrale che è emerso dalla riflessione circa il tempo della scuola durante la pandemia, è l'importanza della relazione, cioè la relazione non è soltanto una dimensione affettiva di tipo psicologico, ma è lo sguardo, è il respiro di fondo esistenziale entro cui si colloca l'apprendimento, cioè l'attenzione dei ragazzi si muove solo quando c'è un'attesa. E questa attesa scaturisce da un ambiente umano che è risuonante, cioè mette i ragazzi nella condizione di desiderare il sapere, cioè di desiderare di conoscere. Quindi l'appropriazione culturale, che è ciò a cui noi aspiriamo, a cui la scuola aspira, non è soltanto un accrescimento del bagaglio culturale da rendere ai propri insegnanti,
ma è qualcosa che cambia la vita, cioè una personalizzazione che cambia la vita. Quindi l'assenza di questa relazione diretta ne ha fatto emergere l'importanza, la crucialità, anche se questo non dappertutto, perché in alcuni casi si è riprodotto lo schema formale, lezione, studio, verifica, in assenza di relazione. Questo ha indebolito fortemente la capacità di apprendimento, quindi la relazione non è soltanto un aspetto, diciamo così, volontaristico, ma è indispensabile a fare in modo che avvenga l'apprendimento e che l'apprendimento metta in moto un processo di crescita. Quindi si è capito che relazione e personalizzazione sono legati, e anche a una valutazione formativa, non basata sull'ansia del giudizio, di portare a casa i 2 o 3 voti del periodo didattico, ma riconoscere il valore dei ragazzi e aiutarli a migliorarsi. La seconda questione che è emersa dal confronto è che, appunto, dalle mancanze e dalle esperienze positive realizzate durante la didattica a distanza, si è scoperto un desiderio profondo degli insegnanti di fare meglio il proprio mestiere. Meglio di prima, cioè meglio del momento in cui la pandemia ci ha colti al primo apparire, cioè a marzo del 2020. Cos'è il meglio? Fare seriamente, in modo rigoroso e coraggioso, l'operazione culturale. Cioè, non è solo istruzione, perché istruzione dà l'idea della vecchia impostazione del Settecento, cioè di consegnare ai ragazzi una specie di bagaglio ad usum delphini, cioè un bagaglio di nozioni e di abilità e di comportamenti che poi si riteneva che fossero poi giusti e quelli indispensabili per la vita, per l'intera vita, proprio perché il processo culturale non si riteneva così dinamico, così mutevole. E l'operazione culturale invece significa mettere i ragazzi nel flusso di un lavoro culturale, cioè non insegnanti che vanno e camminano verso le loro classi e ripropongono una concezione segmentata del sapere, a cui i ragazzi devono semplicemente aderire, cioè sapere già bello e fatto, cioè a cui devono aderire, ma valorizzando anche le migliori esperienze che abbiamo rilevato attraverso l'indagine e il confronto, collocare i ragazzi all'interno di un'occasione di, diciamo così, di cultura nascente, di cammino, di percorso, di scoperta e di conquista del sapere, come flusso di vita che non si realizza più, come dire, nelle singole classi, nella mia classe, ma si realizza all'interno di un dialogo costante, di un confronto costante, tematico, da parte degli insegnanti tra di loro. La questione quindi è non soltanto il metodo è una conseguenza, cioè da attribuire alla scuola un carattere generativo di cultura, e cioè riuscire a sanare la separazione che c'è ancora tra scuola e vita, che è patologica in alcuni casi, non rari, per fare in modo che gli allievi vengano sollecitati, si dice ingaggiati, tramite tutti i loro dinamismi di fondo. Il primo dinamismo è l'entusiasmo è la caratteristica della gioventù, e questo viene suscitato dalla bellezza, viene suscitato da una presentazione non, diciamo così, non di una scuola come luogo dei voti, come luogo delle valutazioni, cioè a consentire ad una concezione dello studente come colui che deve essere valutato, ma come colui che si arricchisce e, arricchendosi, migliora la propria vita del sapere che incontra. Naturalmente poi con delle valutazioni formative, tranne poi quelle finali che sono collegate a degli standard che sono quelli definiti dal Ministero. Allora, diciamo che durante la pandemia c'era questa attesa di un tempo finale della pandemia nel quale si sarebbero poi scatenate le energie della vita, no? Questa scuola nuova sarebbe emersa anche per forza di una fine della crisi, della liberazione delle energie umane fondanti la vita,
che avviene tipicamente dopo le crisi, però abbiamo visto che questa discontinuità non c'è stata e quindi siamo in una situazione in cui dobbiamo convivere con la pandemia pur avendo molti strumenti, molti dispositivi, molte capacità che prima non c'erano e quindi occorre l'intelligenza, cioè non ci si può adattare soltanto ai flussi vitali della rinascita, ma occorre applicare intelligenza che è basata sostanzialmente per il rinnovamento della scuola. Allora si dice spesso questa frase, però in questo momento mi pare che sia attuale, ora o mai più. Abbiamo proceduto ad una riforma che è partita dal 70, dal 69, da un convegno di Frascati, e continua ancora adesso, con continue stratificazioni, quindi occorre a questo punto qualcosa di durevole, di profondo, con un'idea di scuola che sia simile a quella che dice l'OCSE, non larga un chilometro ma e profonda un centimetro, ma una scuola basata sulla realtà e sulla maestria culturale, cioè non troppi specialisti, sulla maestria culturale degli insegnanti, perché hanno una dote che gli specialisti non hanno. Significa in sostanza che se gli specialisti sanno fare la diagnosi, gli insegnanti sanno portare i ragazzi al meglio delle proprie possibilità, che è proprio il compito pedagogico, che è una competenza pratica, concreta. Poi l'educazione alla complessità, e cioè il mondo è complesso, non si può pensare di distinguerlo a pezzi o di ridurlo, il riduzionismo, ma occorre intanto porre freno al caos, al rumore, ma occorre anche definire un cammino per crescita progressiva della capacità di intervenire in situazioni sempre più complesse. Complesse significa nelle quali l'imprevisto è un fattore importante e i ragazzi devono sapere imparare ad affrontare l'imprevisto con un quadro culturale appropriato e un ingaggio sempre più impegnato. Questo ingaggio prevede però una capacità di lavorare con gli altri, perché come si vede spesso i descrittori delle competenze sono sempre riferiti al singolo individuo, mentre invece le competenze vere, le competenze per realizzare delle opere di valore sono quelle condivise in un gruppo, in un team. E lavorare in team, lavorare in gruppo significa superare l'individualismo che ci portiamo dietro anche nei tempi della pandemia e entrare di più nella valorizzazione dello spazio comune. Quello che dice Hannah Arendt, godere della felicità dello spazio comune, della vita in comune, senza la quale neanche la vita individuale è felice. La terza condizione è lavorare molto sulle virtù personali. I francesi dicono che l'etica è la chiave di volta del curriculum. Poi, siccome le etiche sono tante, bisogna capire quale, e poi occorre anche capire che non basta l'etica, perché c'è anche una visione e c'è anche un senso di appartenenza ad una comunità, ad una civiltà che ha dei valori importanti, guardiamo la democrazia, la libertà, la valorizzazione della persona, i diritti oltre ai doveri, però queste virtù personali che sono sollecitate costantemente da questo richiamo alla necessità di formare le soft skill o character skill o non cognitive skill, cioè tutto quello che viene chiamato quest'area nei vari modi diversi in cui viene chiamata, occorre appunto che finalizziamo l'apprendimento alla crescita di virtù, vere e proprie virtù, che i ragazzi possano orientarsi alla vita buona. Quindi il soggetto giovane come soggetto costituito di legami e appartenenze, non insegniamo le cose per le cose, ma insegniamo ad usare, a valorizzare i contenuti, le abilità, le competenze per migliorare, per crescere. Mario, dovresti concludere. Sto concludendo, grazie. L'ultima questione importante è che questa operazione si fa con una scuola veramente autonoma. Quindi noi abbiamo posto la questione come ha influito la pandemia sull'autonomia delle istituzioni scolastiche. Abbiamo scoperto che l'autonomia non è realizzata, è solo parzialmente realizzata, perché nonostante le norme sull'autonomia,
molte dell'impianto, dell'impalcatura della scuola, specie quella organizzativa, quella della partecipazione degli organi collegiali, quella della definizione delle figure che operano nella scuola, in primo luogo gli insegnanti, è ancora precedente al modello della riforma. E quindi è stata cambiata, diciamo, metodologia, sono stati creati molti materiali di contenuto e appunto di metodo, ma non c'è una vera e propria autonomia scolastica. Questo significa che il lavoro più grande che occorre fare è quello di stimolare la cooperazione tra comunità di insegnanti, tra reti di scuole e tra patti territoriali. E dentro questa ampia progettualità, capacità e confronto autonomo che si sviluppa una scuola che sa raccogliere gli apprendimenti e le sfide anche emerse durante la pandemia. Grazie. Grazie Dario, molto bene per questo tuo contributo. Adesso dobbiamo passiamo con volentieri la parola al professor Don Guglielmo Malizia dell'Università Pontificia Salesiano, professore emerito di sociologia dell'educazione e, diciamolo pure, fondatore del Centro Studi della Scuola Cattolica. Se stiamo qui è perché è stato lui che ha inventato questi rapporti. Il tema che affronterà: le scuole cattoliche e le sfide del Covid-19. Una ricerca sul campo. A lei la parola, Don Guglielmo. Anzitutto ringrazio per l'invito a partecipare e saluto quelli che... Ti faccia sistemare la telecamera, così la guardiamo in faccia. Ecco, grazie. Devi stare più alto. Mm-hmm. Ringrazio per questo invito a partecipare e anche saluto quelli che mi conoscono. La ricerca sul campo ha riguardato un campione nazionale di 1677 coordinatori delle scuole cattoliche di ogni ordine e grado e dei centri di formazione professionale che hanno risposto a un questionario online. Il campione non è rappresentativo in senso strettamente statistico, ma lo è socialmente, cioè per la numerosità e le sue caratteristiche sostanziali. L'analisi che segue è focalizzata sulle criticità, le soluzioni e gli sviluppi connessi alle sfide del Covid-19. Incominciando dalle difficoltà incontrate dalle scuole cattoliche durante l'emergenza, il primo posto va alle problematiche di natura pedagogico-didattica e in particolare alla perdita del contatto personale con gli alunni. Le relative percentuali oscillano tra il 60% circa e oltre il 90%. Sempre in questo ambito, tra un quarto e un quinto degli intervistati segnalano le difficoltà connesse con la DAD e la FAD, con l'imposizione di una nuova idea di scuola e con lo svolgimento di una vera didattica attiva laboratoriale. Una seconda collocazione è attribuita agli aspetti organizzativo-burocratici, dato che la eccessiva quantità di adempimenti formali viene dichiarata da percentuali tra il 35% e il 40% circa dei rispondenti. Passando alle componenti della comunità educativa, quindi agli aspetti più organizzativi, vanno menzionati il disorientamento degli alunni, che è indicato tra un quarto e un terzo dei coordinatori, le difficoltà della famiglia che dipendono però, secondo i coordinatori, da cause esterne e non dalla loro responsabilità personale, e nelle scuole dell'infanzia si è avvertita la mancanza di contatto quotidiano dei genitori con le scuole. Passando dalle difficoltà, dalle problematiche, alle strategie adottate per contrastare l'impatto del Covid-19, inizio con quelle messe in atto dalle stesse scuole cattoliche. Esse hanno riguardato anzitutto la formazione dei docenti per attrezzarli ad affrontare in maniera vincente le problematiche nuove provocate dalla pandemia. La strategia più comune è consistita nella comunicazione agli insegnanti delle istruzioni che provenivano dalle autorità scolastiche e sanitarie. Le relative percentuali si collocano tra i 2/3 circa e l'80% quasi. Molto più efficaci sono stati certamente i corsi di formazione per insegnanti
sia quelli organizzati dalle scuole per il loro personale che quelli offerti dalle federazioni di appartenenza. L'iniziativa autonoma degli insegnanti ha un rilievo ridotto, leggermente maggiore nella primaria e nella secondaria di primo grado. A livello economico, la strategia che ha ottenuto la grande maggioranza dei consensi è consistita nel ricorso alla cassa integrazione e al fondo di integrazione salariale per i dipendenti. Passando dalle strategie delle scuole a quelle del governo, la valutazione diventa globalmente negativa. Tra il 45% e il 60% dei coordinatori dichiara che gli interventi sono stati concentrati nella scuola statale, dimenticando quella paritaria. Questo non è formalmente vero, ma lo è nella sostanza, perché se alla fine si è riusciti a ottenere quanto richiesto, ciò è avvenuto solo dopo una lunga e difficile trattativa e lo si è ricevuto in condizioni di precarietà per i tempi lunghi necessari per l'arrivo dei finanziamenti e sempre sotto la minaccia di possibili ritiri delle sovvenzioni e di rinvii a ulteriore data. Inoltre, c'è stata solo questa critica, ma c'è stata anche quella riguardo anche all'incapacità di cogliere l'occasione da parte del Ministero, soprattutto, di avviare una riforma utilizzando gli interventi congiunturali come una prima fase. Molto più positiva è la valutazione del comportamento della Chiesa italiana, di cui viene lodato l'atteggiamento responsabile e il sostegno convinto alle richieste delle scuole cattoliche, mentre viene respinta la critica di una sottomissione al potere statale. Tuttavia, bisogna riconoscere, le percentuali del consenso sono tutt'altro che plebiscitarie. Passando infine alle prospettive di futuro, si può anzitutto dire che i coordinatori delle scuole cattoliche ritengono che dopo la pandemia il sistema educativo non potrà ritornare alla condizione pre-Covid, ma questo non significa che essi affermeranno forme di descolarizzazione. Come scenari di futuro, tra il 70 e l'80% ritengono che si andrà verso modelli efficientisti. Però non solo questa opinione viene espressa, anche se quest'altra opinione viene espressa da percentuali minori, che segnalano pure la crescita della concezione educativa della scuola e della consapevolezza dell'importanza della scuola per la maturazione dei giovani. Non molte sono invece le speranze, ahimè, che nutrono circa l'introduzione di una parità effettiva o riguardo al rafforzamento della centralità della persona dell'alunno. In secondo luogo, nel delineare gli aspetti positivi dell'emergenza per il mondo della scuola, gli intervistati hanno sottolineato due alternative. Tra il 75 e il 70% ritengono che l'emergenza abbia evidenziato la disponibilità straordinaria degli insegnanti. Tra il 60 e il 50% dichiarano che è emerso il desiderio di relazione educativa destinato ad incidere favorevolmente sul futuro dei sistemi educativi. Minoranze consistenti convergono su tre effetti positivi: che si è ormai acquisita la consapevolezza dell'urgenza di realizzare la digitalizzazione dell'istruzione, che debbono essere rafforzati i legami tra scuola e famiglia, che si è divenuti consapevoli dell'urgenza di risolvere il problema delle povertà educative. Cinque quesiti hanno chiesto ai coordinatori di prendere posizioni su alternative contrapposte, benché nessuno degli item ottenga un accordo maggioritario pieno, tuttavia il consenso più ampio va generalmente alle ipotesi positive. Infatti si può dire che le percentuali dei coordinatori che sostengono almeno abbastanza le alternative favorevoli superano quelle negative. In misura considerevole si ritiene che la propria scuola uscirà rafforzata dalla pandemia,
che i propri insegnanti stanno affrontando il Covid-19 come occasione di rinnovamento e che le famiglie collaborano efficacemente con le scuole in vista del superamento dell'emergenza, con minore convinzione, ma sempre con una tendenziale positività, si dichiara che l'impatto del coronavirus contribuisce ad aumentare il senso di responsabilità degli studenti e che a fine della pandemia la scuola italiana sarà migliore. Quanto agli incroci con alcune variabili significative, mi sembra che emergano due andamenti generali, però non sempre chiari ed omogenei. Sul piano territoriale si conferma il trend tradizionale che vede contrapposti nord e sud, con il primo che tende a concentrare in sé gli aspetti positivi e il secondo quelli negativi. A loro volta le scuole in crescita tendono ad associarsi con caratteristiche favorevoli, soprattutto in prospettiva di futuro, mentre gli istituti in calo di iscritti evidenziano maggiormente carenze e criticità. In conclusione, si può affermare che per il periodo post-pandemico le scuole cattoliche mostrano di possedere al loro interno grandi potenzialità. Sarebbe veramente inescusabile che la mancanza di finanziamenti adeguati dovesse privare il nostro sistema di istruzione e di formazione anche solo di una parte di un contributo così prezioso. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, Don Guglielmo, un bellissimo intervento e un lavoro enorme che è stato fatto con 16.000 dirigenti scolastici che sono stati consultati. Dolore della quantità delle risposte e anche di informazioni altamente attendibili. Grazie. Adesso la parola alla professoressa Virginia Caladic, che è presidente nazionale della FIDE. Il tema che è assegnato alla professoressa Caladic è quello del dalle scuole cattoliche un modello di riferimento per tutte le scuole nell'emergenza. Virginia, a te la parola. Grazie Pino. Ecco, innanzitutto saluto tutti i presenti, sia in aula che online. Ringrazio in modo particolare la LUMSA per aver promosso questo evento e in modo particolare il carissimo Pino Zaniello che se n'è fatto promotore e che vede come oggetto appunto la presentazione del 23° rapporto della scuola cattolica. Il mio intervento parlerà di una prassi di riferimento nata in Casa Fide insieme all'UNI, che poi andremo a dire in modo particolare come è avvenuto e che cos'è questo organismo. La Fide è, come tutti, almeno qualcuno sicuramente sa, è una federazione che riunisce dal 1945 le scuole cattoliche dalla primaria alla secondaria di secondo grado ed è stata la prima federazione a nascere, poi dopo c'è stato il nascere di altre realtà. Veniamo al focus del nostro intervento. Tutti noi, già è stato ribadito più volte, a fine febbraio, qui io parlo da Padova, per noi sono stati gli ultimi giorni di febbraio, per qualcun altro gli inizi di marzo, ma in pochi giorni in Italia ci siamo ritrovati, nel febbraio 2020, nel tempo del coronavirus, che fino a qualche ora prima non lo immaginavamo neppure, lo immaginavamo lontanissimo. Ed è stato inquietante pensare, constatare alla velocità, all'irruenza con cui si è infiltrato nella nostra quotidianità e l'ha modificata. Sono stati giorni laboriosi in cui accanto alla didattica a distanza le scuole hanno cominciato a pensare non solo come a tornare a scuola in sicurezza, ma come rimotivare al valore più profondo della scuola, sia gli studenti, gli insegnanti, le famiglie. Per i docenti sicuramente non è stato facile, c'è stato nelle prime settimane molta sperimentazione e si è proceduto per tentativi. Il fatto positivo è dove c'è stata un'azione di squadra, un'azione di scuola, ma in alcune situazioni, non per negligenza, ma molti docenti sono rimasti anche nell'improvvisare possibilità e modalità
per raggiungere i ragazzi. E da subito è apparso chiaro che momenti come questi potessero rappresentare un'occasione per mettersi alla prova e tirare fuori il meglio. Ci si è impegnati sicuramente ad offrire la possibilità per diversificare i percorsi affinché i nostri studenti potessero continuare, anche se in modo virtuale. Evidenzio due aspetti che abbiamo riscontrato molto in questo periodo di lockdown. Innanzitutto, ecco, in Casa Fide abbiamo sperimentato forte questo aspetto, quello della solidarietà. In molti nostri istituti, erano già dotati di mezzi tecnologici importanti e in qualche modo stavano sperimentando alcune forme di apprendimento nuove, pertanto questi sono stati facilitati. E, però altri non erano allo stesso livello. L'aspetto degno di nota e che voglio evidenziare è che i dirigenti e i docenti degli istituti più dotati ed esperti hanno condiviso questo vantaggio con altri colleghi che erano un po' più indietro, un po' più sprovvisti sul fronte della digitalizzazione. E la FIDE ha organizzato a livello nazionale una task force di docenti, di personale, anche amministrativo, che potesse mettere a disposizione delle altre scuole. E questo veramente è stato a titolo completamente gratuito. Abbiamo visto la disponibilità di queste persone verso le altre scuole e abbiamo organizzato meeting, webinar aperti a tutti e concentrandosi su materie come l'insegnamento della matematica, delle lingue straniere, della didattica a distanza in relazione all'inclusione e tant'altro, perché era tutto da inventare. E sicuramente da questa esperienza è nata l'esigenza di voler tracciare un percorso comune utilizzabile da tutte le scuole di ogni ordine e grado per andare a definire quelle che potevano essere linee guida della nuova didattica a distanza. E chiaramente tanti, ma già sono stati evidenziati precedentemente, i problemi con cui abbiamo fatto fronte. L'altro aspetto che volevo evidenziare è quello della relazione educativa. La relazione educativa è fondamentale. A un docente basta uno sguardo per farsi capire, come basta uno sguardo per capire il proprio alunno. Ma questo fa parte di una dinamica relazionale quotidiana che si instaura nel corso dei mesi tra la classe e i suoi insegnanti. E chiaramente era una situazione completamente nuova. E anche questo è stato detto, si è parlato tanto bene, tanto male dalla didattica a distanza, ma io voglio evidenziare questo, e di esperienze ne abbiamo avute tante. L'aspetto interessante è stato quando la didattica a distanza è diventata didattica di vicinanza. Incontrare lo sguardo dell'altro, e questo può avvenire attraverso uno schermo, in un cortile, nei corridoi, in un'aula. Certamente la didattica in presenza è tutt'altro, però ecco, abbiamo avuto esperienze molto molto importanti di docenti che hanno saputo instaurare questi rapporti. In alcuni casi i ragazzi che magari avevano più difficoltà, attraverso questo rapporto un po' più diretto, hanno tratto anche dei vantaggi. Ma questo già è stato detto precedentemente. Da questa situazione abbiamo capito subito. Il Consiglio Nazionale FIDE, dico questo, dal primi giorni di marzo si è incontrato quotidianamente al mezzogiorno, tutti i giorni, per capire quali erano le esigenze e i bisogni delle nostre scuole, ma non solo, della scuola in genere, perché sono nati anche rapporti con altre realtà. Ed è subito è apparsa chiara che dovevamo porci come pensare la scuola dopo l'emergenza Covid-19. Dovevamo ripensarci, rimodulare il nostro modo di agire, riorganizzarci. Non c'era da ripartire, importante, ma continuare, perché la scuola, pur lavorando con una modalità nuova, non si è mai fermata, non si è fermata. E in questa situazione è apparso con grande chiarezza
che non si potesse continuare a fare scuola da sola, l'importanza di lavorare in rete, di fare squadra. Bisognava già pensare alla scuola da settembre 2020 in poi. Che cosa dovevamo mettere in campo? E la FIDE ha lanciato una campagna, hashtag vogliamo fare scuola, che ha fatto da sfondo con approfondimenti, proposti su contenuti, spazi, tempi, con supporto di massimi esperti nell'ambito antropologico cristiano, pedagogico, didattico, economico, urbanistico, sanitario. Tutto per garantire in una situazione nuova il benessere dei nostri ragazzi. E che nonostante la situazione di novità, abbiamo continuato a prenderci cura di loro. Per guardare avanti bisognava davvero sapersi ascoltare, dialogare, sapere individuare strade da percorrere in sinergia, non più da soli, con genitori, docenti, gli studenti, le istituzioni, il territorio e tutto quello che può fare rete. E pertanto questa l'iniziativa di cui andrò adesso... Linea, avviati a concludere. Ok, l'iniziativa ha coinvolto tante persone, siamo arrivati a organizzare una prassi di riferimento insieme all'UNI. L'UNI è l'ente italiano di normazione preposto dalla legge e per definire degli standard. Abbiamo cominciato in marzo, in giugno avevamo già la prassi di riferimento che è diventato un'opportunità per la scuola cattolica, per la scuola statale, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Oggi già abbiamo delle scuole in Italia che hanno ricevuto la certificazione per aver applicato questa prassi. E nel libro troverete tutti i dettagli, tutti i particolari, ma è nata un'esigenza a mettere giù, normare un percorso in cui eravamo stati catapultati. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Virginia. Con questo applauso salutiamo te e salutiamo l'arrivo dell'assessora La Galla in sala che ha lasciato la giunta regionale per venire qui con noi. Roberto, benvenuto. Accomodati. Ovviamente cambiamo l'ordine dei lavori, mancano ancora due interventi, quello di... Qualcuno, fai continuare. Mancano due, Filippone, ma ne posso fare a meno rapidamente. Guarda i tempi che tu hai, se il collega Filippone riconcentra... No, dai, sì. Diamo anche il tempo all'assessore di respirare, di stendersi. Ci vediamo. Bene. 5 lui e 5 io e poi diamo 10 minuti per aspettare. Dai, allora professor Nicola Filippone, dirigente del Salesiano Don Bosco di Palermo, dirigere una scuola in Sicilia durante la pandemia. A lei la parola. Grazie. In presenza. Sì, sì. Grazie professore anche per avere coinvolto me, la mia scuola, in questo evento, per la testimonianza che ci ha chiesto e che io proverò a riassumere in 10 minuti, ma troverete in forma più ampia e dettagliata all'interno della pubblicazione. Grazie anche Monsignor Pennisi che con la sua presenza ribadisce la sensibilità e l'attenzione che da sempre ha avuto verso il mondo della scuola e di quella cattolica in particolare. E anche l'istituzione che ci ospita, la LUMSA, che ci ha offerto questa importante ospitalità. E tra i relatori che mi hanno preceduto, permettetemi di rivolgere un saluto al professore Chiosso, non so se è ancora collegato, ricordandogli il convegno del 2015 su Don Bosco Educatore, quando in occasione del bicentenario della nascita del nostro santo fondatore venne qui a Palermo e ci tenne una indimenticabile lezione proprio su questo tema, Don Bosco Educatore. Certamente quella nella quale ci siamo venuti a trovare improvvisamente nel marzo del 2020
era una situazione alla quale nessuno di noi era preparato per la sua proprio imprevedibilità. Noi abbiamo cercato di fronteggiarla attivando in tempi molto rapidi, direi quasi tempestivi, la didattica a distanza, avvalendoci di una tecnologia di cui il nostro istituto era già dotato e che era stata sperimentata di già fruttuosamente soltanto con alcuni singoli ragazzi che purtroppo per ragioni di salute erano costretti a rimanere a casa. Questo era stato un modo per renderli presenti, anche se non fisicamente. E potendo contare quindi su supporti già collaudati, essi sono stati estesi a tutta la scuola. E adesso non so proprio se siamo stati la prima scuola nella città a partire con questa modalità, ma certamente tra i primi, perché la prima lezione si è tenuta sabato 7 marzo, a 2 giorni dalla decisione del governo di chiudere le scuole. E ricordo che proprio durante lo svolgimento di questa prima importante giornata di didattica a distanza, a sorpresa abbiamo ricevuto la visita di 2 troupe televisive, una la RAI e l'altra il TGS, che ci chiedevano di effettuare delle riprese per documentare quanto stava accadendo lì, ritenendolo una notizia importante da dover essere socializzata nella città. Il binario entro il quale ci siamo mossi comprendeva, da un lato, la necessità e il desiderio di portare a compimento i programmi scolastici, che solo in parte erano stati svolti, avendo alle spalle 2/3 dell'anno scolastico, ma 1/3 ancora si doveva svolgere. E ci siamo concentrati sullo svolgimento dei programmi, non tanto sulle verifiche, come giustamente è stato detto poc'anzi da uno dei relatori che mi ha preceduto, mi pare il professore Niccoli. Ecco, in quel momento ritenevamo che lo stress a cui i nostri ragazzi erano già sottoposti era tale da non permettere e da non ritenere neanche opportuno la somministrazione di verifiche. D'altra parte, i dati li avevamo già, erano sufficienti anche per una valutazione conclusiva, per cui abbiamo preferito dare più spazio allo svolgimento dei programmi. Cosa che si è potuta fare rispettando l'orario scolastico così come era già stato strutturato in presenza, per cui non si è dovuta apportare nessuna novità, nessun cambiamento dal punto di vista organizzativo. Quello che cambiava era soltanto il luogo, non più in aula ma da casa. E quindi devo dire che la riuscita di questa esperienza si deve da un lato certamente alla lungimiranza dei salesiani che avevano già investito in questo settore, certo non potendo prevedere l'impiego che poi sarebbe stato fatto anche in questo contesto. Però devo anche dire, devo anche riconoscere che c'è stata una collaborazione corale dei docenti, una disponibilità totale, assoluta. Nessuno ha messo in discussione il proprio ruolo, proprio perché, come è stato più volte detto stasera, tutti eravamo consapevoli della necessità non solo di veicolare contenuti culturali, ma di riallacciare prima possibile una relazione che non poteva essere sospesa. Ovviamente adattandola
alle nuove circostanze che si erano venute a creare. Perché se l'educazione è sempre relazione, permettetemi di dire che lo è in modo speciale in una casa salesiana, dove si crede che l'educazione è cosa di cuore, come insegnava Don Bosco, intendendo per cuore proprio la sede delle relazioni più profonde e più autentiche. E in quest'ottica relazionale si inserisce l'altra rotaia del binario sul quale noi ci siamo mossi, che era la preoccupazione anche di riempire le giornate di questi ragazzi, che erano lunghe e interminabili, essendo costretti a rimanere a casa. E quindi si è voluto andare anche oltre le ore di lezione, organizzando delle iniziative con loro e per loro. Il rapporto ne riferisce due in particolare, una che ha riguardato la scuola secondaria di primo grado, e sono i caffè letterari, che sono stati proposti ogni sera dalle 19 alle 20 a partire dal 9 marzo fino al 31 maggio, ininterrottamente. Ogni sera una classe di scuola media si collegava e discuteva o di un autore o di un libro o di parte di esso. E una volta alla settimana il collegamento ospitava o un autore, o un comico, o uno sportivo, proprio per fare in modo che la relazione fosse la più variegata e completa possibile. Questo è stato curato da tutti i docenti della scuola media, ma ha avuto una coordinatrice nella persona della professoressa Porcasi. Parallelamente, nella scuola secondaria di secondo grado, invece, si organizzava un talk show con Terenzio e Plauto, per cui si simulava una forma di comunicazione e di incontro attuale, però catapultata nella Roma antica. Capite bene che in entrambe le situazioni i ragazzi non erano soltanto spettatori, ma prevalentemente attori direttamente coinvolti nell'iniziativa. A questo poi si sono potute aggiungere, però poi nell'anno successivo, nel 2021, altre iniziative che rientrano nell'alveo della nostra tradizione, cioè i movimenti formativi. Ad esempio, ne cito alcuni, un incontro con suora Alessandra Smerilli, che ha parlato dell'economia di Francesco, e anche lì c'è stata una grande partecipazione di ragazzi che erano stati precedentemente preparati a questo incontro e che hanno potuto rivolgere alla suora, figlia di Maria Ausiliatrice, tante domande, oppure un convegno online in vista della beatificazione di Rosario Livatino, con la partecipazione di Monsignor Bertolone e di altri magistrati invitati e che hanno sempre accettato. Ancora due minuti. Sì, professore. È possibile tracciare un bilancio di questa esperienza? Forse è prematuro, perché ci troviamo ancora, come giustamente sottolineava Monsignor Pennisi all'inizio, ci troviamo ancora in una fase non ben definita, ci sono tante incognite che riguardano il domani. Certamente, se focalizziamo l'aspetto delle iscrizioni, dell'incremento della popolazione scolastica, questo è stato notevolmente confermato. E confrontiamo il numero di ragazzi che noi avevamo nel 2019 con quello che abbiamo attualmente, c'è un incremento di più di 100 alunni. I dati che troverete sul rapporto, devo dire che per fortuna non sono più validi, nel senso che quelle percentuali andrebbero aumentate. Complessivamente siamo
all'incirca intorno al 20% in più di iscrizione. Basti pensare che le classi di scuola media erano 6, adesso sono 10. Ma tutto questo è dovuto soltanto alla pandemia oppure, come si auspicava poco fa, c'è una ripresa generale che riguarda le scuole cattoliche? È ancora prematuro dirlo. E io vorrei concludere con l'augurio che penso sia condiviso da tutti, che è quello di continuare in presenza, perché la ripresa non è stata facile. Siamo stati tutti sollevati dal poter tornare in aula e dal poter tornare a riempire i cortili del Don Bosco e poter ancora una volta riprendere quella bellissima pedagogia del cortile che rafforza ancora la dimensione relazionale dell'educazione. Ma ragazzi che per un anno e mezzo hanno seguito da casa si sono poi ritrovati in aula non senza quelle difficoltà e quei disagi che possiamo tutti immaginare. Quindi ci auguriamo che questo assestamento necessario si possa compiere definitivamente, ma perché questo accada noi dobbiamo restare in aula. Grazie. Grazie professor Filippone. Allora facciamo questo cambiamento di programma, l'assessore ha lasciato la giunta e deve tornare in giunta. L'ultima relazione, quella mia, io gliela regalo personalmente a Roberto, la leggerà quando vorrà. Dopodiché, dopo che le avrà parlato, se qualcuno vorrà ancora restare, siccome farò il mio intervento di 10 minuti, però credo che tutti, io per primo, vorremmo sentire parlare l'assessore, eventualmente porgergli anche qualche domanda. E la parola a Roberto. Grazie, grazie davvero professore Zaniello per questo invito, per la tua affettuosa disponibilità rispetto alla mia agenda di lavoro, ma soprattutto grazie a voi per il lavoro che fate come scuole cattoliche. La scuola cattolica, così come le scuole paritarie private, sono previste e fissate indiscutibilmente nell'ordinamento nazionale e hanno una previsione, una tutela di rango costituzionale che evidentemente non può essere, diciamo, né posta in discussione né pregiudizialmente, diciamo, contestata. Eppure verifico e sperimento quotidianamente come trattasi di tema politicamente sensibile e delicato, tale da determinare sempre, e non solo a livello del Parlamento nazionale, ma anche, vorrei dire, a livello dei consigli regionali e per quel che ci riguarda dell'Assemblea regionale siciliana, una divisione quasi ideologica all'interno della discussione, all'interno della discussione parlamentare. E seppure, diciamo, le posizioni, anche quelle ideologiche, però spesso molto difficili da sradicare, diciamo, costituiscono certamente qualcosa da rispettare, è altrettanto vero che la stessa metrica di misura dovrebbe essere utilizzata in tante altre e ben più opinabili attività. Ma soprattutto, scusate, ma non riesco a liberarmi da una influenza che mi ha colpito da qualche giorno, non Covid. Ecco, dicevo, piuttosto c'è da riflettere un attimo, invece ci sarebbe da riflettere compiutamente non solo sulla garanzia che va data alla libertà di scelta autonoma delle famiglie, ma occorrerebbe approfondire ancora di più il tema della pari opportunità rispetto al sistema pubblicistico, rispetto al sistema pubblico. Nel senso che anche in questo caso, diciamo, secondo me si dovrebbe arrivare, e lo abbiamo tentato e ci stiamo ragionando, parlando con FIDA e anche con FISM,
dovrebbe essere attivato un sistema voucher in funzione del reddito che evidentemente avrebbe il senso anche di favorire una risposta articolata e differenziata, ma avrebbe anche il vantaggio, soprattutto per esempio per l'educazione, i sistemi educativi della prima infanzia e per la scuola 0-6 anni, di colmare dei gap realizzativi che sono assolutamente evidenti, soprattutto nel mezzogiorno del nostro paese, rispetto al tema fondamentale della prescolarizzazione e della fidelizzazione dei bambini di tutte le fasce sociali, soprattutto di quelle più bisognose, alle attività e alle relazioni scolastiche. Noi come governo regionale abbiamo confermato ed ampliato, nei limiti diciamo di quella dialettica parlamentare, il finanziamento destinato al sistema privato, al sistema paritario, ma vorrei dire che abbiamo fatto anche qualcosa in più, cioè durante la pandemia, perché di pandemia stasera in particolare parleremo e ci stiamo soffermando. E cioè abbiamo introdotto le misure di aiuto al pari delle misure di aiuto introdotte anche per il sistema scolastico pubblico. Abbiamo fatto questo introducendo tre elementi: il ristoro da perdita economica per diminuzione eventuale delle entrate dalle rette, il sostegno alla cosiddetta edilizia leggera, il sostegno alla tecnologia digitale e informatica. Si tratta di risorse aggiuntive che sono in distribuzione, in arrivo in questi giorni. È stata particolarmente farraginosa la procedura autorizzativa, perché configurandosi come aiuti di Stato evidentemente sono stati oggetto di procedure autorizzative a partire dal CIPE e poi fino alla Commissione Europea, però evidentemente siamo arrivati a questo, superando qualcosa che la vostra indagine, il vostro rapporto, diciamo, evidenzia a livello nazionale come un fatto non particolarmente commendevole in termini di valutazione delle misure prese dal governo, perché rispetto alla domanda come si valutano gli interventi del governo sul mondo della scuola, diciamo, oltre il 50% mediamente degli interrogati ha detto sono stati concentrati sulla scuola statale, dimenticando la scuola paritaria. Quindi, diciamo, almeno dal punto di vista della attenzione istituzionale, nella convinzione della giustezza del profilo prescelto, diciamo, il governo della regione siciliana ha agito, diciamo, su una linea che vuole confermare l'assunto e la premessa di tipo normativo e costituzionale. Mi sia consentito in questa sede, prima di entrare brevemente su alcune altre considerazioni, di ringraziare Monsignor Pennisi, in modo particolare, per la disponibilità che anche rispetto al comparto pubblico della istruzione ha dimostrato a nome della CESI e insieme alla CESI nel rendere disponibili spazi e luoghi didattici aggiuntivi occasione del momento più critico della pandemia, laddove evidentemente le regole obbligate del distanziamento imponevano per quelle scuole che venivano autorizzate all'esercizio dell'azione educativa in presenza, diciamo, ha consentito di poter, diciamo, godere di luoghi ecclesiastici, diciamo, messi a disposizione delle ordinarie attività educative. Di questo io continuo a ringraziare l'Eccellenza nell'ambito di quel rapporto, secondo me, diciamo, fondamentale, che deve esistere sul piano del raccordo
vorrei dire non solo operativo ma anche ideale e complessivo di natura, diciamo, etico-educativa, che fa bene alla società, fa bene alla società quanto fa bene a ciascuno di noi. Detto questo, il professore Filippone, nella parte finale del suo intervento, diciamo, rinnovava una verità indiscutibile. Educazione è relazione, è voce del verbo essere. Non vi è educazione vera laddove non vi è relazione, perché educazione è confronto, è dialogo, è in qualche modo ragionamento comune, è rispetto dell'altro, ma capacità anche di affermare le proprie idee e la propria inclinazione e vocazione naturale. Bene, anche rispetto a questo devo dire che la scuola siciliana tutta, lo ricordava bene Filippone, tanto la scuola pubblica quanto la scuola privata hanno risposto con grandissima capacità di resilienza, come si dice oggi in termine abbondantemente utilizzato, nel senso che si è oggettivamente inverata una situazione di approccio concretamente sussidiario tra il governo centrale, il governo regionale, le autorità locali, il mondo della scuola, che è stato, ripeto, straordinariamente lodevole. Alla fine di quel percorso, che si è basato in maniera, diciamo, fondante su una gamma di 330.000 campionamenti fatti al mondo della scuola, operatori e studenti, la Sicilia ha tenuto nello scorso anno scolastico le scuole aperte in presenza nella misura più alta tra tutte le regioni d'Italia, il che evidentemente conferma la esigenza di mantenere la relazione diretta, quella in presenza, cosa che quest'anno tutti ci stiamo sforzando di fare, anche se non senza preoccupazioni, anche se non senza una particolare apprensione verso i dati in crescita che ci vengono in qualche modo rappresentati, e soprattutto quest'anno con un approccio particolare basato sulla largo accesso alla vaccinazione, che evidentemente ha ridotto lo strumento del tampone e ha allargato invece il monitoraggio sulla scuola primaria e secondaria di primo grado, esclusa dalla vaccinazione con i nuovi test salivari e il metodo delle scuole sentinella, e invece su chiamata dei dirigenti scolastici ai dipartimenti di prevenzione nei casi di contagio o di richiesta di vaccinazione ulteriore all'interno delle scuole. Non è perfettamente gestita in questo momento la vicenda delle quarantene, perché i riscontri del cosiddetto T0, del cosiddetto tempo zero, non sono sempre coincidenti con il tempo zero e quindi pongono, almeno nei primi giorni, una sorta di obbligo reale a dover quarantenare, se così si può dire, nuclei ben più grossi di quelli limitati ai quali si sarebbe voluta riservare il provvedimento. Ed è stato motivo di una mia lettera proprio di ieri all'assessore regionale alla salute, chiedendogli, diciamo, un tavolo da qui alla prossima settimana di nuova revisione della procedura, che per quanto licenziata dall'Istituto Superiore di Sanità, per quanto licenziata dal CTS nazionale, diciamo, mantiene ancora in tutta Italia, non solo in Sicilia, degli aspetti di asperità operativa che evidentemente vanno messi in qualche modo a sistema e rivisti. Perché? Perché noi questa continuità didattica in classe la dobbiamo mantenere. Ma dobbiamo anche porci un altro problema. Quanto le riflessioni
che sono maturate in corso di pandemia e quanto le azioni congiunturali che sono state, diciamo, determinate dalla condizione pandemica possano averci detto e possano continuarci a dire in termini di revisione prospettica dei modelli educativi. Io non sono convinto che i modelli educativi che sono entrati all'interno del tunnel della pandemia potranno uscire indenni ed immodificati dallo stesso tunnel della pandemia. Perché abbiamo immesso dentro quel tunnel non solo abitudini che prontamente si sono dovute modificare, non solo, diciamo, momenti emotivi che si sono dovuti profondamente rivedere o artificiosamente replicare, ma abbiamo messo dentro anche, diciamo, occasioni e situazioni che hanno ribaltato le prospettive abituali. Oggi siamo di fronte a una sfida, che è la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dicevo oggi in una manifestazione tenutasi a Sciacca, parlando ai ragazzi, diciamo, con una provvista finanziaria di 200 e passa miliardi di euro a favore del nostro sistema nazionale, e dicevo ai ragazzi, e lo dico qui questa sera ai più giovani, è un debito che dovrete pagare voi, perché questi 200 e passa miliardi che noi insieme utilizzeremo sono soldi che poi l'Italia dovrà restituire all'Unione Europea, tutti dovranno restituire. Quindi è fondamentale farne un buon uso e determinarne un valore aggiunto. È divenuta, diciamo, affermazione corrente, perché profondamente vera, che l'architrave del sistema del cambiamento sta nell'istruzione, nella formazione, nel potenziamento della conoscenza, della società della conoscenza e quindi nella qualità competitiva della proposta formativa. Su questo la scuola cattolica ha dimostrato in non pochi casi di essere spesso una, come dire, una pattuglia educativa all'avanguardia, nel senso che anche il gioco dei numeri è l'inevitabile privilegio di una organizzazione privata, evidentemente favoriscono in termini di sperimentazione antesignana. È questa la ragione per la quale non si può fare a meno di avvalersi anche di questa esperienza. Ecco perché l'altro giorno, in un colloquio che abbiamo avuto nel mio ufficio con il presidente della FIDAE, con padre De Nora, oltre che coi confronti che spesso abbiamo in sede di consulta regionale, io credo che la partecipazione sia un fatto fondamentale per avere occhi e orecchie aperte. Ecco, dicevamo che lo strumento dei voucher, così come lo strumento del riconoscimento della internazionalizzazione degli studi, diventano fatti fondamentali in una società che cambia profondamente. Quando poi una società competitiva, per me che credo e per noi che crediamo, può essere evidentemente temperata inevitabilmente da quella dimensione, che è fatta di solidarietà e di riconoscimento della obbligatorietà di fare ogni sforzo per superare disuguaglianze e disequilibri, io credo che anche, diciamo, questo possa essere un monito sociale particolarmente valido e particolarmente attivo. Dobbiamo trarre da voi anche l'esperienza, lo ricordava Filippone poco fa, la utilizzazione dello strumento digitale era molto più evoluto documentalmente
nella più parte delle scuole private e cattoliche che non in altri luoghi, con differenze anche tra gli ordini e gradi, perché come abbiamo avuto difficoltà di espressività digitale nel mondo pubblico, soprattutto nella scuola dell'infanzia e nella primaria, lo stesso dato lo abbiamo riscontrato anche a livello del sistema privato, cioè man mano che si saliva verso gli ordini e gradi più elevati della istruzione, più si abbatteva il digital divide. Laddove invece andavamo su, per una combinazione che riguardava tanto la mittenza quanto i destinatari, ovviamente. Però sono cose che ci sono servite. Ecco perché dicevo la misura contingente ci serve per programmare misure di sistema. E brevissimamente, potenziamento dei saperi trasversali, valorizzazione dei luoghi di incontro e di relazione all'interno della scuola, vettore linguistico, cultura digitale, protezione ambientale. Sono i grandi dati, oltre a quello della socialità virtuosa, che dobbiamo immettere all'interno dei modelli educativi, cambiando anche e ripensando gli ordinamenti, ripensando le proposte, non solo a livello scolastico, ma anche a livello universitario. Perché, caro Pino, noi abbiamo responsabilità altrettanto grandi ed importanti. Quando il sistema universitario italiano ha deciso, sulla base del processo di Bologna, di articolare gli studi universitari in 3+2, ha saputo combinare un pasticcio che la metà sarebbe bastato. Perché noi professori abbiamo ritenuto che in 3 anni dovessimo, diciamo, impasticcare di nozioni i nostri allievi, che non erano in condizione evidentemente di cogliere in una situazione così compressa l'insegnamento essenziale, metodologicamente fondante di riferimento, è l'insegnamento ridondante, e poi dopo nel biennio magistrale successivo gli abbiamo ripetuto le stesse cose, creando dei laureati quinquennali mediamente meno preparati dei vecchi laureati quadriennali. Allora, su queste cose un paese serio deve riflettere, perché se no è un paese che si condanna a non avere classe dirigente. Lo dico l'ambiente cattolico, ma è ovvio che nessuno di noi può autoassolversi. Lo stesso Papa, mi risulti, abbia un confessore. No? E allora voglio dire, rispetto a questo dobbiamo metterci in discussione giorno per giorno. Ecco perché noi adesso, il 22 partendo dalla legalità insieme alla Fondazione Falcone, il 23 ragionando con i soggetti della scuola, vogliamo rifare il focus per mettere insieme il lavoro dei tavoli, il lavoro della gente che in questi anni ha vissuto questa esperienza, ognuno col suo contributo, ma avremo modo così di esitare definitivamente il piano triennale previsto dalla norma, un documento di sintesi che servirà per tutti, perché mi preparerò per primo a farlo avere a Monsignor Pennisi. E evidentemente il tema della rappresentanza delle scuole private sarà trattato all'interno dei tavoli, sarà ripreso con interventi utili. Allora, io non voglio farla lunga e mi scuso. Ma ci tenevo, anche se ho dovuto interrompere la giunta, ci tenevo a essere con voi, perché è chiaro che noi abbiamo di fronte una nuova sfida educativa. La scuola paritaria e la scuola cattolica, che per questo merita di essere sostenuta dalle istituzioni pubbliche, offre un portato di esperienza consolidata
e di percorsi sperimentali innovativi che possono aiutare il sistema pubblico ad evolvere ulteriormente e ad integrarsi in maniera adeguata. Questo è quello che noi immaginiamo in questo momento e sono convinto di interpretare, diciamo, il pensiero dell'intero governo regionale. Quindi grazie per questa iniziativa, grazie per il lavoro che fate e che continuerete a fare e grazie anche per questo lavoro di analisi che il Centro di Studi per la Scuola Cattolica, vorrei dire, ha realizzato con capacità riassuntiva, ma anche con grande con tempistica particolarmente veloce. È quasi un instant book, direbbero coloro che se ne intendono di letteratura. Quindi grazie ancora, buon lavoro, buona prosecuzione e diffondiamo, diciamo, il Vangelo della conoscenza, perché credo che sia il Vangelo più giusto per i tempi che ci aspettano. Grazie. Grazie infinite Roberto per questa presenza sentita, appassionata e noi adesso continuiamo, se avete ancora pazienza, 10 minuti, sono già le 18 forse. Va bene, e allora se qualcuno vuol fare domanda all'assessore, no, concludo io rapidamente. Sempre. Allora, mentre l'assessore lascia la sala, ritorna in giù. Grazie di essere tornato. Allora io accelero al massimo il mio intervento, che deve essere cercare di stringere. Oggi effettivamente viviamo in un momento della storia che è iniziato circa 500 anni fa. Leggo così non perdiamo tempo, quando nelle comunità cristiane in Italia istituirono delle scuole per rispondere ai bisogni di istruzione, di educazione dei ragazzi e delle ragazze. Si trattò di un fenomeno diverso dalle scuole che erano state istituite fino a quel momento, a partire dal 476, dai monasteri, dalle curie vescovili e dalle parrocchie. A partire dal XVI secolo, infatti, sorsero delle congregazioni che avevano come missione l'educazione della grandissima parte della gioventù che non era orientata né al sacerdozio né alla vita consacrata. Nella seconda metà del XX secolo anche gruppi di fedeli cristiani laici hanno promosso delle scuole autonome nel rispetto della normativa in vigore per le scuole statali. 10 marzo del 2000. Data significativa per le scuole cristianamente ispirate, quando fu pubblicata la legge 62 sulla parità scolastica, che riconobbe l'inserimento a pieno titolo nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione delle scuole paritarie. Da quella data in Italia esistono scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie, con pari diritti e pari doveri. L'unica specificità del servizio scolastico offerto dalle scuole paritarie cristianamente ispirate consiste nel senso di missione che anima il lavoro educativo dei promotori, dei gestori, degli insegnanti e di molti genitori. È innegabile che attualmente le scuole paritarie contribuiscono all'attuazione dell'effettivo pluralismo pedagogico che è affermato dalla nostra Costituzione. Le scuole paritarie senza finalità di lucro costituiscono per molti genitori in questo momento una risorsa sicura per assicurare, scusate il bisticcio di parole, ai propri figli
indipendenza dalla dittatura di un pensiero unico che cercano di imporre in tutte le scuole i detentori del potere finanziario e mediatico, anche contro la volontà dei ministri e degli assessori all'istruzione pubblica. Prima, a partire dalla Rivoluzione francese, quando nascono le scuole statali, erano i detentori del potere politico a cercare di usare la scuola per ottenere il consenso alle ideologie del governo dominante. Il centralismo statale che ha caratterizzato la nascita del sistema scolastico italiano si spiega con l'intento di fare gli italiani, tra virgolette, dopo che la monarchia sabauda aveva conquistato il sud e così aveva fatto l'Italia. Oggi l'autonomia della funzione educativa della scuola è minacciata dal tentativo di, io la chiamo di colonizzazione ideologica, che è partita circa 60 anni fa da due regioni del nostro pianeta e ha conquistato dapprima le menti dei capi degli organismi internazionali che dovrebbero aiutare i giovani e poi il mondo dello spettacolo e della comunicazione. Questa lotta tra Davide e Golia, il rapporto annuale che stiamo presentando si schiera dalla parte dei più deboli dei contendenti. Entro nel merito. All'indagine quantitativa mediante un questionario compilato da 1677 dirigenti scolastici di cui ha parlato il professor Don Guglielmo Malizia, è stata affiancata un'indagine qualitativa, da me curata, finalizzata alla raccolta e all'analisi di buone pratiche educative realizzate dalle scuole nei 12 mesi più duri della pandemia. Intendo, per non addetto ai lavori, per pratica educativa una esperienza positiva narrata da un insegnante o da un dirigente scolastico seguendo una traccia fornita loro da un ricercatore che ha anche il compito di interagire con l'estensore della narrazione per integrare il testo con altre informazioni da lui stesso raccolto. Allora, intento di questa mia presenza questa sera è molto semplice, gioco a carte scoperte. Desidero suscitare nei presenti, anche chi ci sta ascoltando a distanza, un desiderio, un interesse, una curiosità per leggere direttamente le bellissime esperienze che hanno realizzato le scuole mentre erano costrette a erogare la didattica a distanza e poi nella fase successiva, quando è stata realizzata una forma di didattica mista. Si tratta di circa un terzo delle pagine del rapporto che si leggono con piacere, lo dico pure, non sono cose noiose, perché le scuole sono riuscite a trasmettere il coraggio e l'entusiasmo, abbiamo avuto qui un testimone orale, con cui hanno affrontato con prontezza una situazione del tutto nuova, drammatica e imprevedibile. Ora, questa stesura di queste pratiche, realizzate tra marzo 2020 e febbraio 2021, è stata effettuata seguendo alcuni criteri generali che poi hanno favorito il confronto tra le 9 pratiche scritte dai dirigenti e le 17 scritte dagli insegnanti. Colgo l'occasione per ringraziare le scuole che ci ascoltano, che sono collegate, che hanno scritto il capitolo insieme a me, e ringrazio per la pazienza che hanno manifestato nel rispondere alle mie ripetute richieste di chiarimenti, approfondimenti, precisazioni. Grazie per aver accettato di condividere con tutte le scuole italiane quanto di bello siete riusciti a realizzare per stare vicino ai vostri alunni durante i mesi in cui erano costretti a restare chiusi in casa. Come abbiamo sentito, l'educazione si costruisce con la relazione interpersonale tra l'insegnante e l'alunno e con le relazioni tra gli alunni. E quando le relazioni in presenza sono diventate impossibili, la creatività pedagogica degli educatori delle scuole statali e non statali, entrambi, hanno saputo mantenere vivo negli alunni, nel miglior modo possibile, il senso di appartenenza a una comunità che era insieme educante e educativa. Ora, in concreto adesso, due parole su questa ricerca che abbiamo fatto. Alle mie spalle avete visto in quali scuole sono state svolte queste indagini. Sono scuole distribuite geograficamente nord, centro, sud, è presente anche una formazione professionale, l'avete visto all'ultimo rigo,
Allora, questo capitolo è articolato in 11 paragrafi, uno per ogni scuola, alla quale è stata chiesta di lasciare traccia a titolo esemplificativo delle azioni organizzative, educative e didattiche realizzate nei primi 12 mesi della pandemia, per continuare a offrire ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori un servizio educativo e formativo, di cui si avverte maggiormente la necessità quando le condizioni di vita diventano più difficili per tutti. Ora, è lecito ritenere, è mia interpretazione, che il leggero aumento, a Palermo sono state molto di più, ma a livello nazionale un leggero aumento, delle iscrizioni nelle scuole paritarie di ispirazione cristiana, tranne me, quelle dell'infanzia, per i motivi che poco fa sono stati citati, questo leggero aumento sia dovuto all'apprezzamento da parte dei genitori della prontezza con cui le scuole si sono attrezzate per far funzionare bene la didattica a distanza, per mantenere i rapporti con gli alunni e un dialogo con i loro genitori e per favorire la socializzazione in una situazione francamente avversa. Ora, nel fare il bilancio, sto concludendo, complessivo della pandemia nella scuola, il quadro si presenta in questo momento ancora con luci e ombre, in verità più con ombre che con luci. Questo capitolo dedicato a questa analisi, in cui sono raccolte le esperienze positive di quelle scuole che ce l'hanno fatta a superare il tunnel, esse sono consegnate, queste esperienze, ai lettori perché ne possono trarre giovamento nel momento della ripresa della vita scolastica normale, dopo la tempesta che ha sconvolto anche il mondo dell'educazione. Ma siamo già in situazioni di normalità? Non mi pare. Certamente a settembre 2021 non è ripresa la stessa vita scolastica che si riteneva normale nel mese di settembre 2019. Dobbiamo ancora sanare le ferite interiori che gli alunni hanno subito dalla primavera del 2020 in poi, nella speranza, dico io, che non ne ricevano altre a causa dell'aggressività psicologica e mediatica di chi vede la scuola come una ghiotta occasione per diffondere a spese dei contribuenti le proprie idee antropologiche soggettive, imbavagliando il dissenso con la minaccia del reato di incitamento all'odio. A buon intenditor, poche parole. Ma nonostante tutto, possiamo ricavare, finisco veramente, qualcosa di positivo da quello che ci è capitato dopo il 5 marzo del 2020? Leggendo le esperienze di queste scuole riportate in questo rapporto, sembrerebbe di sì. La positività dei 12 mesi è rappresentata dalla diffusione a scuola dell'uso delle nuove tecnologie dell'istruzione, sia a distanza sia in presenza, che possono integrare le indispensabili attività educative che si svolgono naturalmente in presenza. Si pensa ad esempio al contributo delle nuove tecnologie didattiche alla diversificazione delle attività individuali di apprendimento in classe. Si pensa all'aiuto che i docenti possono fornire agli alunni nello svolgimento dei compiti a casa. Si pensa infine alla metodologia didattica denominata Flipper Classroom o classe capovolta. Complessivamente, tiro le somme, il tempo trascorso dagli alunni nei locali scolastici ora può essere spesso ancora meglio per utilizzare le conoscenze da essi acquisite con le tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento. E quel tempo scolastico lo possiamo usare per risolvere problemi reali, per valutare fatti e opinioni, per formulare nuove ipotesi e per imparare ancora di più a lavorare in gruppo. Chiaramente l'anno trascorso con la DAD ha fatto aumentare significativamente il numero di docenti che sanno usare le tecnologie didattiche, in una misura tale che nessun corso di aggiornamento dall'inizio fino ad ora era riuscito a fare, prima della primavera del 2020. Allora, se gli insegnanti saranno in questo momento, sapranno fare, far riflettere i propri alunni sul significato di quanto è avvenuto nel mondo durante il 2020 e il 2021 a causa del coronavirus, potranno far apprezzare meglio ai ragazzi il valore della salute, del rispetto delle norme igieniche e della solidarietà con chi soffre. Riusciranno perfino a far cogliere loro la precarietà della vita umana e l'azione provvidenziale di Dio che sa trarre il bene anche dal male, per i suoi figli che ama infinitamente. Con questo augurio concludo e vi ringrazio per l'attenzione.
Rinnovo i ringraziamenti al professor Zaniello, la vera anima di questo incontro, a Monsignor Pennisi che ha accettato di svolgere la relazione introduttiva, che ha rappresentato la fonte di ispirazione in un certo senso culturale di tutta la giornata odierna, l'assessore La Galla che ha trovato il tempo durante una riunione di giunta per essere presente e far sentire la vicinanza a questa iniziativa della giunta regionale, tutti i relatori e tutti i presenti. Grazie. Grazie.